The Champion, no? Sì, la musica anche da Maya. Io ho programmato tutto. Ho registrato questa ieri sera. E io sapevo bene vincere. Questa vittoria su un buon Bologna possa aver cancellato tutti i problemi che ha, perché non è assolutamente così. Da 12 anni imbattuto all'esordio, ma mai come alle soglie del 2000, pronto a ricominciare da capo. Questo è il Milan di Oliver Bierhoff, più che il Milan che vorrebbe Zaccheroni. La personalità del trentenne tedesco, la sua forza, la sua determinazione in area hanno fatto sorridere tutti, pubblico compreso, che aveva iniziato con cautela la marcia di incoraggiamento alla squadra. Primo tempo per il Milan stile Torino, intasamenti centrali, Weah e Ganz poco inclini a tenere le posizioni. Di fronte un Bologna decapitato nelle torri d'attacco di centrocampo, Anderson e Ingesson, che pure dopo 4 minuti con Kolivanov ha avuto l'opportunità di mettere a sedere Lehmann, ma come ha poi sentenziato Mazzone... Abbiamo avuto la sensazione che c'era quasi preoccupazione fa gol al Milan, c'era convinzione, decisione di fare sto gol... Pochi spunti, pochi cross dal fondo, dura anche arrivarci perché Helweg, spostato a sinistra, e Ba, dirottato a destra, hanno trovato posizioni decise in Rinaldi e Tarantino. Partita quindi come l'ha voluta fare il Bologna. A proposito, Beppe Signori, 121 gol in Serie A, cresce partita dopo partita sul piano della condizione. Gli manca l'acuto, sotto porta, arriverà. Ed eccoci a Bierhoff, la polizza Bierhoff. Sulla manovra più veloce in attacco del primo tempo, il gol, Weah, Ba, e pennellata per la testa bionda dell'ex giocatore dell'Udinese. Deviazione di Cappioli e Bologna al 47esimo privato della giusta convinzione. Nella ripresa Maini per Boban, Milan più sciolto, tranquillo, nonostante le acrobazie in panchina di Zaccheroni per chiedere velocità di manovra. Al quinto pennellata di Weah in mezzo all'area, spintina di Rinaldi, Bierhoff per terra, rigore per Bazzoli, ironia per Mazzone. Prima giornata niente polemiche, per carità, però dico, all'estero sti arbitri prima che danno rigore ci deve essere un impatto duro, deciso. 2-0, arrivederci Bologna, fuori Ba, dentro Coco, spazio per Simutenkov, Binotto ed Eriberto, Mazzone ha pensato a Lisbona. Fuori Ganza, dentro Leonardo, lesto dopo la traversa centrata da Marocchi a tramutare in rete il contropiede organizzato dal solito Bierhoff. 10 minuti, poco più, alla fine. Considerazioni di Zaccheroni e Mazzone, una vittoria che non risolve i problemi, una sconfitta che non intralcia il cammino di una squadra che vaga sui campi dallo scorso 4 luglio. Ma io so perfettamente che questa squadra, oggi come oggi, non è sufficientemente competitiva, deve ritornare competitiva, ha i mezzi per ritornare competitiva, però si porta ancora addosso dietro delle paure della passata stagione, ha paura di sbagliare la stagione anche quest'anno. Ma io mi auguro di mantenere la promessa fatta ai tifosi del Bologna, alla società del Bologna, di fare un campionato tranquillo e divertente, il che vorrebbe dire di centro classifica, cercando di onorare il gioco, offrendo un calcio tecnico, un calcio su un'espressione di un palleggio, di una manovra, ecco, non un calcio tattico o muscolare. Ecco. Le lacrime di Delio Rossi, la gioia incontenibile del grande Oliver Bierhoff, la bellezza di uno straordinario tramonto. Questo ricorderemo di una giornata attesa dal popolo di Salerno per oltre 50 anni. La festa c'è stata, non come qui l'avevano immaginata, ma comunque vissuta sino in fondo, dopo aver giocato alla pari, aver potuto contrastare, addirittura mettere in difficoltà chi sinora appariva solo come qualcosa di irreale. Ed ecco subito le emozioni, la forza di chi è rotto a tutte le battaglie, di chi ha l'esperienza e la malizia di metterti immediatamente in soggezione. Il Milan è ancora alla ricerca di se stesso, non tutto funziona, Weah è un anarchico di genio, Racalbuto è sicuro del fatto suo, mentre più di qualcuno in tribuna impreca. La Salernitana ha ritmo, vede con chiarezza l'obiettivo, capisce gli affanni di chi le sta di fronte e allora tenta e ritenta, ma le servirebbe qualcosa in più. La risposta arriva immediata, sotto forma di una superba iniziativa che rimette ogni giudizio al secondo tempo. Grandi doti acrobatiche, tante sostituzioni, qualcuna poi decisiva, e poi ecco l'episodio che cambia ogni cosa. Preciso l'invito, incredibile l'elevazione ed il tocco che manda il pallone lontano, dove nessuno può arrivare. Penso che la squadra sicuramente non meritava di perdere, perché le altre, soprattutto nel primo tempo, occasioni limpide, abbiamo messo sotto il Milan sicuramente dal punto di vista del ritmo. Poi la differenza la fanno i grandi giocatori. Sicuramente dobbiamo limare qualche ingenuità, ma lo spirito è quello giusto e penso anche che questa squadra
sono convinto che riuscirà a centrare quell'obiettivo che ci siamo posti all'inizio, di ritagliarci un posto in questa categoria. Ora è tutto più facile per chi può disporre di ampi spazi. Balli vede apparire diavoli dappertutto, ma non perde calma e testa. Ormai il canovaccio è il medesimo e sa di monologo. Era l'avversario più difficile che ci potesse capitare all'inizio di campionato. Noi che siamo una squadra in fase di programmazione. E UEA dopo i tanti lamenti? A me UEA sta benissimo in quella posizione e non ho nessuna intenzione di cambiarlo. Arriva puntale il raddoppio, frutto sì del caso ma anche del mestiere di un talentuoso brasiliano. E qui la Salernitana si scuote ed ottiene col suo capitano di rendere meno amara questa giornata. Per adesso ci è andata male, però ci sono anche dei segnali positivi che ci fanno ben sperare per il futuro. In fondo hai guastato la festa a una città, eh? Sì, forse per questo mi dispiace, perché devo fare complimenti anche a questo pubblico che anche dopo la sconfitta ha aiutato la squadra. Vittoria importantissima anche sotto l'aspetto di morale. Hai 3 gol o 2? Per me sono 3. L'infanzia è legata alle canzoni di Battisti. Ricordavo un particolare di quando ero ragazzino, giocavo nel giovanile del Bologna e andai a giocare a Como, lo stadio di Como, mi sembra proprio contro il Como in quell'occasione, e misero su il disco di Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e poi dopo quando facevano tutto il riscaldamento con la canzone. Poi dopo quando iniziò la partita ci dimenticarono di staccarlo e noi andammo avanti per altri 7-8 minuti così. E io mi ricordo che andavo benissimo, non sentivo minimamente la fatica. La fossa del leone è ancora realtà. Lei ha rimontato la fiducia dei tifosi del Milan, non era una cosa semplice visto il passato. Credo che abbiano capito che questa squadra sbaglia anche perché sbaglia. Però è una squadra che in campo dà tutto e se la gioca soprattutto per 90 minuti. Non sono così presuntuoso di aver capito tutto di questo Milan. Però è una squadra che sta crescendo. Il giocatore che fa gruppo di più nel Milan, c'è un giocatore in particolare che fa più gruppo nello spogliatoio? Che... Ma sono tutti discretamente aperti, socievoli. Sinceramente adesso mi viene in mente quello più silenzioso, che è Ingotti. Ancora non conosco la voce. Gli altri, ma io credo che col suo modo di fare, con questo comportamento genuino, un punto di riferimento secondo me nel tenere il gruppo è Sebastiano Rossi. Al contrario di quello che pensano tanti altri. Lei è romagnolo come Sacchi, è un gran lavoratore come Sacchi, è zonista come Sacchi, però non usa la lavagna, così? Sì, la lavagna mi piace poco. Credo che la lavagna sia difficile da apprendere, perché poi dopo la riuscita del comportamento è legata ai tempi di esecuzione. Di conseguenza nella lavagna i tempi di esecuzione è molto difficile insegnarli. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Dicono di lei che non abbia hobby, che il suo hobby sia il calcio e che pensi al calcio sempre giorno e notte, alle tattiche, soltanto a quello, è così? O c'è qualcosa che le piace fare oltre a studiare le tattiche di gioco? Diciamo che a me piacerebbe fare anche altre cose, il problema è trovare il tempo di fare altre cose. Per esempio? Io ho sempre detto che a me piace tantissimo andare a cavallo, però è altrettanto vero che sono 4 anni che non ci vado. Suo figlio la passione per il basket non gliela contagiata? Mio figlio un pochino mi ha contagiato con la passione del basket, ma anche lui balla tra il basket e il calcio. Colleziona maglie, che... ho saputo. Ogni termine della partita devo pensare a rimediare una maglia per lui. Senti, dalla Fiorentina che maglia gli porterà? Ma è chiaro che se potesse avere la maglia di Battistuta sarebbe sicuramente più contento. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Fui tenuto battesimo appunto da Trapattoni in un Udinese Cagliari, vinto dall'Udinese 1-0. E dove il titolo della Gazzetta era 600 contro 0. 600 erano le gare, le panchine in Serie A di Trapattoni e 0 erano le mie. Arrivederci a questa sera.
gocciola di qualche gradino in classifica il Milan, con tre robusti spintoni di Battistuta. L'erba che Trapattoni calpesta a 24 anni dal suo esordio non è certo più la stessa, ma affolla la mente di bei ricordi. I pensieri di Zaccheroni invece presto si rabbuiano. Vedere come viene sfruttata l'eccessiva sicurezza nel disimpegno della difesa rossonera fa subito scuotere la testa al tecnico. L'euforia per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia si raffredda di colpo, ma l'impronta degli insegnamenti dell'allenatore si avverte nella scattante reazione del Milan. Weah inciampa nella sua stessa foga e subito Zaccheroni vorrebbe conoscere quello che passa nella testa dei suoi giocatori affinché non ricompaiano subito i paralizzanti fantasmi delle scorse stagioni. E la nota positiva sta proprio nell'atteggiamento convinto, per quanto ancora improduttivo, di tutta la squadra, dove gli errori di alcuni non smorzano la ricerca del gioco. Le partite vengono decise dai gol, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Noi siamo stati un pochino tanto imprecisi nelle conclusioni a rete e credo che la differenza sia lì. Se le marcature viola sugli uomini di fascia, Baed, Elveg, risultano efficaci, poco importa, il Milan non si smembra. Non trova la testa potente di Birof, solo quella di Ganz, ma nessuno si arrende. È normale che quando una squadra si chiude hai meno spazi e quindi hai meno possibilità. È normalissimo che abbiamo creato qualche palla gol, non siamo riusciti a sfruttarla. Però nessuno si irrigidisce in espressioni sconsolate, neppure quando pochi centimetri in più e una prodezza in meno potrebbero riaprire i giochi. Nemmeno quando gli errori sono ingenui, evidenti, fatali, tanto da trasformarsi in una frittata. Mai il Milan dà la sensazione di una resa. Si può pasticciare in area, si può sbagliare dalla distanza, ma non dal dischetto. E se c'è chi prova a perdere tempo trattenendo la palla, scatta la rabbia di Birof, che lì per lì si mangerebbe anche toldo. Il presidente Berlusconi ammette di aver visto tre grossi regali fatti alla Fiorentina. Lehmann è più nel pallone che sui palloni. Il tridente rossonero non è ancora indiavolato, ma ci sono lo spirito di squadra e una convinta serenità. La sconfitta naturalmente non ci fa piacere, però dobbiamo prenderla come una tappa di un campionato molto molto lungo. Ci sono tanti modi per andare alla partita, a Venezia ce n'è uno solo, il più bello. E poi comincia la Marcord con Zaccheroni che torna dove fu molto amato, con Novellino che rivede quella maglia che fu anche sua. Ed ancora con i saluti tra vecchi amici ed in mezzo a loro c'è Ceccarini che torna a rivedere le stelle, la Serie A, dopo il disastro di Juventus-Inter. Che sia un giorno di festa non c'è dubbio, anche se lo stadio di lì a poco ammutolisce. Rimane a terra Capitan Luppi ed arriva immediata la punizione per mano o per la testa del tedesco volante Birof. E allora ti aspetti che il diavolo si lasci subito alle spalle il ciclone Battistuta o le paure ripetute di Jens Lehmann? L'uomo di Romagna si infuria, urla, ma non accade niente. Non serve che a centrocampo, grazie a Boban, migliori la qualità, almeno in teoria. Il Milan continua a guardare e ad attendere, tattica impossibile per come si sta tentando di costruirlo. Sto cercando di costruire un qualcosa che duri nel tempo, quindi credo che il primo aspetto da verificare sia quello della mentalità. La squadra ha fatto tre partite di campionato, due le ha vinte e una l'ha persa, con la Fiorentina in casa, però la squadra si è più giocata. Oggi è andato in vantaggio immediatamente, ha pensato più a gestire. Entra Coco, un mancino finalmente per Ba. Elveg torna a destra e il Venezia continua a maledire chi ha messo in palio le 500 bottiglie di spumante per il primo gol della stagione. Tutto rimane nelle intenzioni degne di una sorte migliore che ora non c'è. Novellino rivoluziona i suoi, due uomini rapidi, Valtolina e Bonocore, che aumentano i disagi milanisti. L'allenatore si agita e viene allontanato. Abbiamo preso un gol iniziale, poi abbiamo sempre costruito. Il portiere mi risulta che è stato il migliore in campo dalle parate che ha fatto. Poi abbiamo preso un secondo gol e questo ci ha ammazzato, insomma. Il pareggio lo avverti, sembra quasi palpabile, ma si ha ogni volta l'idea di cozzare contro un muro. Niente da fare, ed un attimo dopo scatta immediata la ripartenza. Birof restituisce a Leonardo la cortesia iniziale. Apriti cielo, proteste per la posizione del brasiliano che costano l'espulsione a Iachini. Non pensavo di fare un campionato di Serie A e che le grandi giocassero con 12 giocatori e noi con 11. Il loro dodicesimo è stato oggi il guardialinea. Io ho visto un fuorigioco netto di 3 metri. Il finale continua ad avere i medesimi colori, ma quella che manca è l'essenza del gioco, il gol.
C'è ancora il solito tedesco, il numero 16, sempre contro tutti. Il dubbio qui è più forte che altrove. Godere delle tentazioni ancora estive della sella del diavolo o spostarsi qualche metro più in là e magari andare a chiedere la grazia a Sant'Elia. Alla fine prevale la voglia della lotta, dell'arena, di vedere Cagliari e Milan, di vivere le emozioni a detta di tutti garantite. E così è, con chi ospita capace di fiammate importanti, ma anche di attente coperture. Il diavolo è in discreta confusione. La sosta imposta dal calendario non gli ha giovato e così ecco pronto il frittatone tra il francese Ngotti ed il tedesco Lehmann e De Patre, che è molto più modestamente abruzzese tenace, ne approfitta. Apriti cielo, Zac, romagnolo infuriato, cerca di apportare qualche correttivo, ma invano. Netto il fallo per arginare in qualche modo Muzzi e Treossi, romagnolo tranquillo, assegna il rigore mentre Rossi si sta già scaldando per rilevare Lehmann che zoppica. Si affretta quindi la sostituzione che si rivela azzeccata nei suoi esiti. Ancora un po' di confusione finché lo squadrone venuto dal nord non ritrova in parte se stesso. Ora tocca a Scarpi esibirsi ed il veneziano non si fa pregare. Il momento è delicato, c'è da soffrire per i quattro mori e le schegge della traversa arrivano lontane. Il battito aumenta quando Niati decide di complicarsi l'esistenza, col risultato che ora tocca al Milan usufruire di un rigore. Birov se lo fa parare. Oggi cercavi dei compagni che spesso non hai trovato. Ma sicuramente anche io ho sbagliato qualcosa oggi e purtroppo proprio il rigore che mi dispiace anche per la squadra, però come ho detto prima dobbiamo migliorare di questo. Il mister che dice sempre importanti i tempi e gli spazi e si vede che ancora non li abbiamo trovati giusto. Si finisce col Milan garibaldino e si comincia con le solite paure, ricordi di annate recenti. Si cambia tutto, Cruz diventa centrale, Ayala va a destra, Ngotti si porta in mediana. Pronta la risposta di Ventura, che impiega forze fresche, e del Cagliari, che sa come creare disagi agli avversari. Noi sapevamo che loro erano molto corti e cercavano sempre Birof di testa per fare queste sponde. Il mister ci aveva chiesto di andare sul lungo e diciamo, l'abbiamo fatto molto bene. Si assiste a cose piacevoli che forse meriterebbero premi maggiori. L'idea che state portando avanti incomincia a dare dei frutti. Il Cagliari non potrà mai, per quello che è stato fatto l'anno scorso, pensare di raccattare qualche punto qua e là, ma se vuole i punti li deve proporre con il gioco. Credo che oggi ci siamo riusciti. In tutto il resto c'è molto Milan, ma anche un solido Cagliari che si aggrappa alla vittoria. Credo che l'errore maggiore che abbia commesso è che abbia giocato in maniera molto statica. Il gioco del calcio è un gioco di movimento, un gioco di velocità. Per creare spazio devi fare del movimento senza palla. Con occasioni da gol mi sembra che la partita si sia equivalsa, però io non devo guardare l'episodio che mi condanna, devo guardare il comportamento della squadra. Il comportamento della squadra di oggi, come quello di domenica a Venezia, non è positivo. La dea bendata, si sa, tranne qualche rara eccezione, bacia i suoi protetti a fasi alterne, senza esagerare, non commettendo quasi mai delle ingiustizie. Lo sapeva bene la Roma, che si aspettava prima o poi una inversione di tendenza dopo la vittoria in extremis guadagnata la settimana scorsa all'Olimpico contro la Fiorentina. Ma mai la squadra di Zeman avrebbe immaginato un voltafaccia della divinità della fortuna così plateale come quello di oggi al Meazza contro il Milan. Tre pali, un rigore sbagliato, varie occasioni sciupate rappresentano il bottino dei giallorossi che ovviamente hanno da farsi anche qualche autocritica. Roma subito in vantaggio con Del Vecchio che riprende una respinta di Rossi al tiro di Totti. Ancora è solo Roma che comanda il gioco, crea occasioni, mette sotto gli avversari nel ritmo e negli schemi, ma trova di fronte a sé due pali nei tiri consecutivi di Del Vecchio e Tomic. Neppure questo scuote il Milan che dovrà aspettare oltre mezz'ora prima di presentarsi davanti a Chimenti. Intanto la Roma ci riprova e Totti dalla distanza impegna Rossi. Ultimi minuti del primo tempo con i rossoneri più incisivi. Birof mette alla prova con un gran destro il portiere giallorosso e poi va in gol, ma Collina annulla per fuori gioco di UEA. Valida invece poco dopo la rete di Leonardo che trova sguarnita e immobile la difesa giallorossa. La ripresa vede subito la Roma in avanti e Del Vecchio guadagna un rigore per il fallo subito da Cruz, ma Totti dal dischetto è la prova lampante che questa per i giallorossi non è la domenica buona. Lo è invece per il Milan che continua a soffrire ma anche a sfruttare quelle poche occasioni che gli vengono concesse.
Ziggy va ancora in gol, una rete viziata da un tocco con il braccio che non è sfuggito a Zago. Per me c'era fallo di mano, perché se la palla non prende la mano di Ziggy ci andava via e non succedeva niente. La Roma si rimbocca le maniche e Paolo Sergio offre una gran palla a Del Vecchio, traversa e gol. Il Milan non si dà comunque per vinto, il gioco ancora non c'è, ma la determinazione è stata ritrovata. Punizione per i rossoneri contestata dalla Roma, cross di Boban e testa di Weah che anticipa tutti. La domenica continua implacabilmente ad essere nera per la Roma che con un tiro dalla distanza di Totti colpisce la traversa. Vari cambi, l'espulsione di Boban, ma giallorossi sempre in avanti con perfetto cross del neo entrato Bartelt per Paolo Sergio che di testa sbaglia banalmente. Per Maldini infortunio al setto nasale, Milan in 9, ma poco dopo anche la Roma perde un uomo, il giovane Daniele Conti, espulso forse per uno sputo a Birov. Zeman è amareggiato, ma in lui è più forte la soddisfazione per l'ottima prova della sua squadra. Anche a Milano abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra e quello è importante, è normale che il risultato è importante pure, però io penso che se questa squadra si convince che può competere, competerà a lungo. Felice ma con cautela Zaccheroni. Abbiamo reagito con orgoglio, con determinazione, però con scarsa lucidità e scarso ordine. E su questo dovremo lavorare. Vorremmo scrutare nel buio, vedere, capire. E quando finalmente c'è la luce, i volti contratti suggeriscono incertezze e mancanza di allegria. E allora viva il sorriso di Maurizio Ganz e le incoscienti certezze di Simone Inzaghi, che saranno poi i due protagonisti di questo Piacenza-Milan. Si comincia con 4 minuti di ritardo e la domanda è: ma che fine ha fatto il diavolo? Semplice, per la seconda volta in 3 giorni nessuno ha sentito il campanello negli spogliatoi. Attende con ansia anche Stefano Garilli, presidente emiliano. Il suo posto è lì, in piedi, alle spalle del portiere ospite. Colore preferito? Il nero. Materazzi trova il solito giornale al suo posto. Zaccheroni sorride, sperando in cuor suo che questo anno passi senza troppi traumi. L'inizio è piacevole, il sole aiuta la fantasia. Poi magari succede qualcosa che fa pensare che Pellegrini, già 2 sconfitte con lui quest'anno, non sia proprio un porbonair. Un po' di confusione non guasta mai, ma arriva il momento di rompere gli indugi. La manovra si snoda piacevole, 4 passaggi senza opposizione ed un palo incredibile. Il tecnico sardo dice a Struppa, caspita che mira, quello romagnolo non sa più cosa mordere. Guai a commettere fallo di piede, si rischiano rimproveri. Più di una scaramuccia da parte del drago, il Milan assiste ai rigori di Struppa e alle geometrie di Mazzola, finché un ragazzo di 30 anni di Torre del Greco, quanto è difficile arrivare in Serie A, consente a Inzaghi Junior la deviazione vincente. È stato molto bravo Rastelli a scendere sul fondo a fare il cross, ho colpito di testa, sono riuscito a far gol. A quel punto il mio gol e la vittoria sarebbe stato il massimo, non ce l'abbiamo fatta e dispiace. Bjerkovod vorrebbe essere qualche metro più in basso. Pellegrino sconfessa il suo collaboratore Puglisi. Zac inserisce forze fresche, Ganzi in particolare. Alterniamo dei flash di gioco discreto a dei blackout spaventosi. Oggi è stata una giornata di blackout. La squadra lunga, la squadra che non aggredisce, la squadra poco dinamica, sono aspetti importanti. Ma d'altronde se non entriamo in campo un pochino più sereni, senza avere paura di sbagliare, sicuramente continueremo a far fatica. Il Piacenza, lontano dalla porta di Rossi per troppo tempo, cerca di colmare la lacuna, ma ormai il Milan ha guadagnato pericolosamente terreno. Materazzi ha qualcosa da dire all'arbitro. Mi sono incavolato nero e ho detto il mio punto di vista, che bisogna avere gli occhi foderati di prosciutto per non vedere. A brancare con sta curta Simone Inzaghi e metterlo a terra. E poi il finale, tutto in rosso e in nero, la traversa di Ganz ed un gol italiano del diavolo che mancava da quasi 10 mesi. L'ultimo gol fatto non me lo ricordo nemmeno più, quindi l'ho fatto quest'estate in amichevole, però insomma sono tornato oggi al gol, un gol importantissimo. L'agrumeto dalle parti di Pagliuca e di Rossi, il solito lancio di arance sotto le curve da parte delle, no? Due curve, no, ma è sempre stato così. Ma dopo 6 minuti il primo gol di Ronaldo su azione quest'anno, Moriero, Zamorano, palla dentro, Helve che ingottì Bruciati, e al 6° minuto
è il gol di Ronaldo che porta in vantaggio l'Inter, il terzo gol di Ronaldo in questo campionato, i due precedenti su calcio di rigore. La reazione del Milan comunque è veemente, questa è la reazione di Simoni dopo il gol di Ronaldo. Qui attenzione perché Zighe così incautamente molla una pedata a Pagliuca, Tombolini non ha visto. Siamo però adesso al bel gol del Milan, Weah, Birov, Weah cerca West di interrompere l'azione rossonera ma fa saltare il piede destro di Weah ma consegna poi inavvertitamente la palla sul sinistro del liberiano che riesce a battere Pagliuca in uscita. Siamo al 12° e siamo sull'1-1 e qui al 17° il primo episodio dubbio, contatto Costa Curta Zamorano per l'Inter, calcio di rigore, per Tombolini no. Poi bel taglio di Moriero sul lancio di Winter, un'azione che rivedremo nel secondo tempo, qui il colpo di testa di Moriero sul fondo. Poi Weah, c'è una voragine al limite dell'area dell'Inter e qui compie una prodezza Pagliuca sul destro di Oliver Birov, azione che possiamo rivedere al rallenti. E qui siamo nel secondo tempo, non c'è più Ronaldo, c'è Djorkaeff, dopo 2 minuti assist del francese per Moriero che scatta in posizione regolare, Rossi è battuto, si dispera a Costa Curta e qui si ripete la scena di Mosca con i giocatori dell'Inter che vanno ad abbracciare Simoni. Inter 2 volte in vantaggio, ma al 12° contatto colonnese Ganz per Tombolini e calcio di rigore. Osservate questa scena, a me ha ricordato lo scorso aprile a Torino con tutti i giocatori dell'Inter addosso all'arbitro. Tombolini qui ha mantenuto la calma, ha estratto un cartellino giallo, ma erano veramente veementi le proteste dei giocatori dell'Inter. Come al solito Albertini, rincorsa che non c'è, batte da fermo, spiazza Pagliuca ed è il 2-2. Un derby che regala non un eccellente gioco, ma emozioni continue sì. E qui c'è Pagliuca che si supera sul colpo di destro di Weah e poi chiudiamo con questa botta al volo di Francesco Moriero. Una bella partita. Una bella partita combattuta e un paio di azioni da entrambe le parti un po' dubbie. Cioè? E forse un rigore per loro e un fuorigioco sull'azione del gol nettissimo a favore degli interisti. Ma su Ganz c'era il rigore? Secondo me sì. Il derby è stato equilibrato secondo te? Grazie. Ma mica tanto. Secondo me abbiamo giocato solo noi. Quindi il Milan meritava di vincere? Secondo me sì. L'Inter si lamenta dei rigori? Beh, a caso così perché tutti non vogliono accettare. Sempre quando l'arbitro fischia a tutti non c'è penalti me. Questa partita fischiato, non puoi cambiare partita. Milan meritava di vincere? Sì, Milan merita di vincere perché abbiamo fatto una gran partita e bravo Pagliuca per fare una gran partita. Sembrava che noi avevamo avuto qualche occasione di più, abbiamo giocato anche un po' meglio, però alla fine forse pareggio il risultato giusto. Zaccheroni era contento o vi chiedeva qualcosa di più, si aspettava di più? No, forse sotto l'aspetto del risultato, dall'altra parte era abbastanza contento nel modo come abbiamo giocato, ci ha raccomandato che non solamente nel derby ma adesso anche in tutto il campionato cerchiamo queste prestazioni. Era? Tu dici no, io dico di sì, quindi l'arbitro era di un metro e mezzo, quindi secondo me il rigore c'era. Ecco, tu hai avuto la sensazione e poi l'hai anche rivisto? L'ho rivisto e ci siamo strattonati, ma secondo me lui alla fine poi mi ha tirato giù. Secondo te non è giustificato allora il nervosismo dell'Inter e le proteste? Ma forse le proteste dell'Inter sono per il calcio di rigore su Zamorano che era netto. Quello lì c'era, era ho netto. Ho visto la replay, era netto. Dopo un simpatico siparietto iniziale con un galletto che non vuole farsi prendere, sono gli uomini di Zaccheroni che aprono le ostilità. Al secondo minuto Ganz lancia Weah, ma il portiere del Bari Mancini anticipa il liberiano. Subito dopo Biro fa impegnare l'estremo difensore barese che al termine dell'incontro risulterà in assoluto il migliore in campo. Mancini protagonista al 41° quando per 2 volte consecutive nega il gol al Milan, prima a Biro e poi a Weah. Sul successivo cross di Boban, Ganz conclude a lato. Al termine del primo tempo si fa male Zighe, sostituito da Bach, e si posiziona sulla fascia destra
costringendo Helweg sulla sinistra. Nella ripresa è ancora il Milan a farsi pericoloso con Birov, sul quale Mancini si deve superare. Al settimo minuto ancora Mancini decisivo, questa volta su Ganz. L'ex interista lascia il posto da Leonardo che Zaccheroni sistema al centro dietro le due punte. Il Bari cerca di farsi vedere in area rossonera con Mazinga. Rossi devia fortunosamente in angolo. Al ventunesimo sono ancora gli uomini di Zaccheroni a rendersi pericolosi con Weah. Il pallone però ha uno strano rimbalzo, il liberiano colpisce male e la palla finisce sul palo. C'è ancora il tempo per registrare un gol annullato a Leonardo per fallo sul difensore. Qui terminano le speranze di vittoria del Milan, che si deve accontentare dello 0-0 finale e del quinto posto in classifica alle spalle del Parma. Paolo Maldini ha giocato a centrocampo, Sala nel trio di difesa e davanti Weah, Birov e Ganz, che con l'aiuto di Negro coglie una traversa al quindicesimo. E questo è il momento migliore per il Milan, dal quindicesimo al ventesimo. Ha creato tre palle gol nitide, la Lazio ha lasciato tantissimi spazi e Helweg ha spinto moltissimo sulla destra, qui dà una palla molto invitante a Georges Weah. Weah che questa sera ha anche realizzato, come vedremo, ma gol poi vanificato dalla segnalazione del collaboratore di Farina. E questa è la manovra migliore della Lazio. Mancini, Stankovic, stacca Salas, sulla traiettoria comunque c'era Rossi. Qui siamo quasi in chiusura di primo tempo. Osservate, Weah, guardate che palla sbaglia Birov, va fuori di pochissimo. Birov che non segna in campionato, se non sbaglio, dal 4 di ottobre, fermo a 4 gol o a quei 4 gol più 1 famosi della classifica. Ganz ancora per Birov, il tedesco spara altissimo e qui si lamenta. Non è un buon momento per lui, ma comunque è un giocatore che si dà sempre da fare. Qui per poco Rossi non prende un gol da Stankovic proprio in chiusura di primo tempo. Weah, ecco il gol in posizione di fuorigioco, Birov che disturba la visione, la visuale di Marchegiani. Qui Weah esulta, ma Farina poi in mezzo alle gambe. Sì, sì, sì. No, ma nessuno poi ha protestato del Milan. Mancini, qui c'è la pressione di Costa Curta, non ha indovinato lo specchio, anche se Mancini nella ripresa è stato il miglior attaccante della Lazio. E qui il cambio che non vede molto soddisfatto Ganz, entra Leonardo, ma sarà comunque un cambio decisivo e fine anche del risultato. Weah proprio per Leonardo, sinistro, diagonale che va fuori di pochissimo. Come potete notare, i giocatori del Milan si sono presentati tantissime volte di fronte a Marchegiani. Qui Nedved ruba palla ad Helweg e osservate Mancini cosa cava dal suo cilindro. Il giro è quello giusto, la traiettoria leggermente alta. Ci stiamo avvicinando alla fase finale della partita, quando tutto sembra che finisca 0-0 con magari grandi rammarichi da parte del Milan, ma siamo al 92esimo, autostrada per Weah e poi visuale liberissima per Leonardo che non fallisce, il gol dell'1-0 ed è il quinto gol del brasiliano, miglior cannoniere di questo Milan di Zaccheroni, che arriva a quota 18 a 3 punti dalla Fiorentina. A me la partita era finita, 20 secondi dalla fine, nessuno una di noi pensava di poter perdere la partita. Forse siamo stati un po' ingenui nel lasciare qualche spazio di troppo. Ecco, un gol preso così alla fine lascia un po' l'amaro in bocca. Molto, però penso che la squadra stasera non debba rimproverarsi niente, ha fatto il possibile. Ma cosa manca oltre ai giocatori a questa Lazio? Alcuni giocatori. I giocatori che mancano sono giocatori importanti, ne dico due così, tre, Vieri, Boxic, Nesta, quindi sono tre grandissimi giocatori che sicuramente nel momento che entreranno faranno la differenza, quindi è già importante. Milan aveva la seconda occasione che aveva per raggiungere la vetta o quantomeno avvicinarsi molto alla classifica e questa volta non se l'è fatta sfuggire. Sì, è la prima volta, lo dicevo ieri con Albertini a Milanello, erano 2 anni e l'inizio di questo campionato che sbagliavamo tutte le occasioni che avevamo per riportarci molto avanti. Finalmente l'abbiamo centrata anche se in tempo di recupero. Stiamo giocando bene, credo che il pubblico si stia accorgendo di questo. Una vittoria cercata fino all'ultimo istante e meritata. Secondo me è meritata, sì, abbiamo creato tante occasioni di gol e è rimasta per la fine, no? Fare un gol che secondo me è più bello così, no? Siamo contentissimo a livello di punti, a livello di gioco e anche a livello di ambiente come squadra, che vedo una squadra in crescita e i punti sono lì, siamo secondi
in classifica e questo fa sempre piacere, no? Ecco, questa sera abbiamo visto Maldini in un ruolo per lui inedito. Com'è andato questo esperimento, mai provato prima neanche in allenamento, ci diceva Paolo? Sì, mai provato prima, infatti lui nel primo tempo secondo me ha avuto qualche difficoltà. Poi si è sbloccato, ha trovato posizione, secondo tempo è andato decisamente meglio. D'altronde era l'unico giocatore abituato a giocare su quella fascia. Non mi sembra aver corso tantissimo, ho toccato pochi palloni sicuramente, abbiamo giocato molto di più sulla destra, però ci vuole tempo e ti dico la verità, non avevo mai provato in allenamento, quindi... Il campionato si apre a questo punto, con che prospettive? Ma noi la cosa che più ci conforta è il fatto che nelle ultime partite siamo migliorati veramente tanto, visto che a differenza degli anni scorsi non c'è una squadra che corre veramente forte, siamo ancora lì, quindi quello che noi ci proponiamo è quello di lottare fino in fondo e di sfruttare le occasioni che ci verranno proposte. A 20 anni e 10 mesi, centesima partita ufficiale con la maglia del Parma per Buffon. Nel centrocampo del Milan, in mezzo con Albertini, c'è Boban e Maldini e l'esterno di sinistra. Non parte male il Milan, buon avvio con Weah che ha due compagni smarcati, non riesce a raggiungere con il suo tentativo in cross. Scivola di Nobaggio, pesca però bene Chiesa, occasione importante ma recupera Elveg. Cross di Maldini. Ganz cerca di portarsi la palla sul sinistro ma viene neutralizzato prima da Benarrivo poi da Cannavaro. Veron prova la conclusione, palla che colpisce Chiesa, assist involontario per Fuser che sbaglia, è stato segnalato qui un fuorigioco che peraltro non c'era, meno male dice Fuser dopo aver visto la segnalazione del collaboratore di De Santis. Prova Dino Baggio, Rossi si oppone e Chiesa per il gol del vantaggio. L'esultanza di Chiesa al suo terzo centro in campionato. Rossi ha imprecato contro i compagni del reparto difensivo per la libertà concessa a Chiesa che ha bruciato sul tempo Ngotti e Maldini. Ecco il destro vincente di Chiesa. Parma in vantaggio. Prova a Ganz la risposta ma chiude troppo l'angolo del suo sinistro. Benarrivo per questo intervento su Elveg è stato ammonito, ha protestato Benarrivo, cartellino giallo pesante perché era diffidato, dunque salterà sabato prossimo Sampdoria Parma. Inserimento di Fuser, Crespo in controtempo con il piatto destro batte Rossi, è il gol del 2-0, l'esultanza dell'argentino. Ecco Crespo, stop con il sinistro e poi in controtempo, sembra un po' sorpreso qui Rossi, rivediamo da altra angolazione, cerca e trova il gol di precisione Crespo. Delizioso l'esterno destro di Veron per Chiesa, esce Rossi, il salvataggio è di Sala. E sugli sviluppi del calcio d'angolo cerca il gol anche Cannavaro con ottimo stacco ma è notevole il riflesso di Rossi, poi con la palla già oltre la linea di fondo campo il tentativo di Crespo. Chiesa, il Milan vistosamente in difficoltà. Sfortunato Maldini, viene colpito da Bogossian con la gamba destra. Maldini quasi rifiuta le scuse di Bogossian, protesta anche nei confronti del direttore di gara, perde copiosamente sangue dal naso Maldini che ha provato ma inutilmente. Ha dovuto poi rinunciare, è stato sostituito. Energico intervento delle forze dell'ordine durante l'intervallo nel settore occupato dalla tifoseria rossonera. Zaccheroni manda in campo Ba e Leonardo al posto di Maldini e di Ganza. Chance ancora per il Parma però, prova Crespo, la parata di Rossi. Veron per Chiesa, è splendido il cross e Crespo approfitta della sua solitudine, va a ringraziare Chiesa, c'è stima e amicizia tra i due, ormai sconsolato Rossi. Parma che si avvia la quinta vittoria interna consecutiva in campionato e vediamo l'assistenza di Chiesa per Crespo, lasciato solo dalla difesa del Milan, niente da fare per Rossi. Prova Boban, manca di un soffio la deviazione Virov, poi ancora d'esterno destro Veron, Balbo subentrato a Chiesa, poi Cannavaro e grande parata di Rossi. D'Albertini per Weah, parata di Buffone, i simpatici complimenti di Weah al portiere avversario.
Il Parma cerca ancora di offrire spettacolo, di regalare soddisfazione ai suoi tifosi. Rossi si oppone a Fuser. Giunti dal cambio a Dino Baggio e fa in tempo ad entrare nell'azione del quarto gol. Fuser, solo in mezzo all'area del Milan, Bogossian colpisce. E Rossi che ancora una volta se la prende con i suoi compagni della difesa. Questa è la reazione della panchina rossonera. Rivediamo il gol del campione del mondo, il Bogossian. A fine partita così esulta Malesani. Braccia tese, pugni chiusi. Davvero una grande giornata per lui e per il suo Parma. Zaccheroni, Helweg, Birov, nostalgia ed applausi. Udine non si dimentica così presto e stavolta i maestri hanno superato gli allievi. Sale in retroguardia, Leonardo sin dall'avvio, Maldini a centrocampo con Ambrosini, Navas preferito a Jorgensen nel 3-5-2 di Guidolin e per Costa Curta 300 presenze in Serie A. Quinto minuto, Leonardo. Weah, libero sulla destra, propone il cross e va al colpo di testa Oliver Birov. Al decimo minuto cerca di arpionare questa palla Ambrosini, bravo oggi Ambrosini che ha sostituito Boban ancora per Weah e palla sul fondo. Quattordicesimo, grande occasione per l'Udinese. Lavora questa palla Amoroso, profondità per Poggi, a tu per tu con Rossi che è bravissimo. E forse qui si identifica la partita anche del Milan. Scampato pericolo, siamo al ventunesimo. Avete visto la sponda di Birov, travolge Weah, travolge tutti, anche Bertotto e supera così Turci per l'1-0. Si lamenta Bertotto ma Collina lo ignora, è il terzo gol dell'Iberiano in campionato. Gli scherzetti che combina il durissimo terreno del Meazza, Turci quasi sorpreso sul destro di Helweg. Poi al 36esimo la punizione di Albertini genera caos in area di rigore friulana, Birov non trova la giusta coordinazione. 39esimo, Albertini, Weah, Birov, osserviamo Leonardo che arriva da dietro, come si coordina il brasiliano, un sinistro che supera Turci, gran bel gol, il sesto di Leonardo in questo campionato. Ancora la realizzazione del brasiliano, Guidolini incassa e pensa già alle contromisure, fuori Poggi, nella ripresa è dentro il danese Jorgensen, più tardi Sosa per Appia. Il montaggio di Giorgio Calabria al 16esimo del secondo tempo, Leonardo sul filo del fuorigioco, Birov, rete del 3-0 e Collina convalida il gol, sembra che sia Navas a mantenere in gioco l'ex compagno di squadra, si sblocca proprio contro la sua vecchia formazione Birov dopo due mesi. La risposta dell'Udinese sta tutto in questo sinistro di Sosa al 18esimo e poi alla mezz'ora Collina pesca Rossi fuori tempo massimo in area di rigore del Milan e quindi fischia per questa trattenuta un calcio a due in area. C'è, andrà sulla battuta Jorgensen e comunque una punizione che non dà esiti. E poi alla 35esimo minuto ovazione per Leonardo che Zaccheroni sostituisce con Morfeo. Insomma più facile del previsto, rivediamo intanto il terzo gol, quello di Birov per un Milan che ha riscattato la pessima prova di Parma. Concreto quanto basta, decisamente superiore a centrocampo. Forse la reazione proprio che Zaccheroni si aspettava dopo lo stop di Parma, ma lo sentiamo subito. Sì, in effetti mi sono avvicinato a questa partita con una particolare ansia. Vuoi perché l'avversario che avevo di fronte c'erano 11 giocatori che non tutti come l'anno scorso, quindi è una partita che per un allenatore è difficile affrontare. Vuoi perché la mia squadra era reduce da una partita inguardabile, per non dire vergognosa, che è quella di Parma. Oggi c'è stata la reazione giusta e credo che il risultato sia meritato. Tra le scelte e i dubbi che Zaccheroni poi naturalmente ha eliminato scegliendo la formazione, abbiamo visto Maldini a centrocampo e un Leonardo a inizio partita. Lei non era così sicuro di partire con Leonardo? Volevo studiare bene l'avversario, avere il tempo di capire bene dove potevamo incidere maggiormente sulla partita e poi ho il dovere come sempre di mettere in campo chi sta meglio. Mi sembravano che questi 11 che ho messo in campo oggi stessero meglio degli altri, delle volte ci indoviniamo e altre volte meno. Zaccheroni, ne avevamo parlato qualche settimana fa sul ruolo di Maldini, no? Io avevo detto che forse era il caso di sfruttarlo in quel settore del campo dove sicuramente può offrire qualcosa in più in fase difensiva di Zigue, in un Milan che non sta andando alla grandissima, forse era il caso quindi di mettere Maldini lì e vedo che c'è andato, che gioca Maldini lì e che le cose vanno bene.
Le partite non sono tutte uguali, nelle partite precedenti secondo me aveva giocato meno bene, dipende dal resto della squadra, se è una squadra che centralmente sulla destra riesce a giocare è chiaro che Maldini ci dà un contributo superiore a quello di Zighe, se al contrario non abbiamo altri sbocchi, abbiamo bisogno di allargare molto il gioco, sicuramente Zighe negli ultimi metri ci dà qualcosa in più. Ecco, mi è sembrato, scusa Paola, che sulla destra la coppiata Leonardo-Helweg sia andata in progressione, migliorando di minuto in minuto. Sì, beh, Helweg ultimamente non è che stesse facendo bene. Oggi contro la sua ex squadra aveva delle motivazioni particolari e ha ritrovato uno smalto importante. Leonardo è un giocatore che fa la differenza. Dall'inizio che lo dico, il mio problema non è non utilizzare Leonardo, il problema è lui che non sta bene. Leggo che qualcuno mi critica perché non lo faccio giocare dall'inizio, ma lo faccio giocare quando sta bene. Chissà se stesse bene. È un giocatore che fa la differenza, è un giocatore straordinario. Oggi però buona giornata per tutti e tre gli attaccanti milanisti, ha segnato Weah, ha segnato Birov, è tornato al gol dopo 62 giorni, forse questa sarà un'altra svolta importante anche per questo giocatore. Per un allenatore quando segnano i tre attaccanti, che molti li criticano perché dicono che si pestano i piedi l'un con l'altro, è sicuramente un motivo di soddisfazione. L'importante è che si muovono, quando si muovono riescono ad andare in rete e consentire ai compagni di andare in rete, quando invece giocano in forma statica come è successo domenica scorsa a Parma, è tutto un vantaggio dell'avversario. Si sente di dire che Parma rientra nella categoria episodi? No, io non voglio togliere i meriti al Parma perché ha fatto una grandissima partita, l'ha dimostrato anche ieri sera contro la Samp, d'altronde era la favorita numero uno all'inizio del campionato per tanti, no? Io avevo messo la Juventus perché come mentalità gli era superiore allora, però come spessore di organico sicuramente il Parma è la migliore squadra del campionato. Siamo noi che là non abbiamo, loro hanno fatto benissimo, noi abbiamo fatto peggio, cioè peggio di così non potevamo fare e quindi è venuto fuori quello che è venuto fuori. Un Milan che perde 4-0 è chiaro che là si assegnano. Telecamere puntate sul talismano Leonardo, quando segna il Milan vince almeno fino ad oggi. Fuori Ngotti, torna Zighe dopo un mese. Vicenza senza Diliso, Schenardi, Mendes, squalificati, ma c'è Otero. Ed è subito Vicenza, dopo 8 minuti lavora questo pallone, Ambrosetti sulla sinistra, cross al centro, Luiso fuori di pochissimo. La risposta del Milan, Leonardo, il movimento di Weah, il diagonale debole, Brivio c'è. Il colpo di testa di Palladini mette in movimento Leonardo, grandissima occasione per il brasiliano, colpisce di destro e la palla va fuori di pochissimo. Ancora il Vicenza, Zauli, Luiso, il diagonale, la palla preda di Sebastiano Rossi, anche oggi tra i migliori in campo, ma osserviamo il pressing del Vicenza, ben schierato da Colombo nel primo tempo. Di Carlo, poi il pallone recuperato da Zauli, sempre sulla sinistra. Prova a sfondare Ambrosetti, il sinistro, la respinta di Rossi e poi chiude bene Maldini. Su Otero si agita Zaccheroni. Ambrosini nel Milan è molto efficace, va a servire Leonardo, ben piazzato, limite dell'area, il sinistro fuori di pochissimo. E poi Birov che si vede in questa occasione servendo Maldini, ma è bravissimo Brivio a togliere il pallone dal piede di George Weah. Con il montaggio di Alfonso Lodato nella ripresa, calcio di punizione, Zauli per Ambrosetti, ancora una volta Rossi si distende. Poi lancio di Albertini, siamo al 13°, sponda di Weah, va dentro Birov, toccato, sembra dire lo stesso Birov da Di Cara, con veemenza protesta il giocatore tedesco, ma Tombolini, che era a due passi, lascia correre. Rivediamo ancora, alle spalle osserviamo Di Cara, che forse lo tocca, ma leggermente, Birov sbilanciato finisce giù. Calcio di punizione per il Vicenza, il colpo di testa di Paolo Maldini, osserviamo come si coordina splendidamente Otero, sinistro fuori di pochissimo. E tocca invece a Birov, la prima conclusione in porta su colpo di testa, il lancio di Albertini. Ancora il Milan con il tocco di Birov per Ambrosini che finisce a terra a 2 metri da Tombolini che lo ammonisce, rivediamo, contatto ancora con Di Cara. Finisce a terra il biondo centrocampista del Milan, già ammonito, viene espulso. Milan in 10 uomini.
trova un varco Zighe servito da Wea, destro altissimo. Poi va fuori il talismano Leonardo ed entra Zvone Boban. Fuori Di Carlo, dentro Viviani per il Vicenza. E proprio da Boban parte l'azione. Birov dentro per Wea, il gol di Wea, il gol che dà il secondo posto al Milan in campionato. Il gol al 38esimo minuto, rivediamo. Bravissimo Wea nell'anticipare Beghetto alle sue spalle. Insomma, continua la scalata del Milan, oggi messo comunque in seria difficoltà dal Vicenza, che chiude il cammino in trasferta del 98 senza conquistare vittorie. In attesa che Platt risolva i problemi di tesseramento, la Samp del nuovo corso in panchina a Veneri, che preferisce Nave e Ugo a Mannini e Castellini. A Marassi c'è aria di contestazione, la gente ce l'ha in particolare col presidente Mantovani. Nella Milan Ambrosini è squalificato, al suo posto gioca Boban, che Zaccheroni sta convincendo a rimanere in rossonero. Arbitro dell'incontro è Bettin. Piove e fa freddo, ma il ritmo è subito elevato. Primo minuto, Albertini ci prova da lontano, Ferron blocca sicuro. Dodicesimo, Boban si libera di forza di Balleri, lo vediamo, e quindi ispira l'azione di Wea. Lo scatto breve, la conclusione dal limite, palla sul fondo ma brivido per la Samp. Si accendono i riflettori, al Milan non crea disagio, corner di Leonardo, Wea ci arriva ma angola troppo e non inquadra la porta. La Samp si scuote al 26esimo, Ortega se ne va sulla destra, elude il controllo di Maldini e mette in aria. Inserimento e colpo di testa di Pecchia, per Rossi però nessun problema. Alla mezz'ora la gara si incattivisce, l'entrata di Nava su Albertini fa decidere Bettin per l'ammonizione del difensore. Sussulto al 38esimo, Wea apre il gioco per Birov, il controllo, il tocco al centro, Sakic e Nava non si intendono, Leonardo ne approfitta e beffa Ferron. Il Milan è in vantaggio, 1-0. Il brasiliano con 7 reti è il miglior marcatore rossonero, questa volta la sua dote migliore è l'opportunismo. La Samp va in tilt, gli ospiti provano ad approfittarne, Albertini per Birov che corre e veloce verso la porta di Ferron, poi il tedesco cerca l'angolo più vicino, la mira è però sbagliata. Scena assai simile nel finale di tempo, combinazione tra Boban e Birov, ottima la posizione dell'attaccante, ai tempi giusti la replica di Ferron. La sintesi montata da Franco Marzella ci porta al nono della ripresa. Wea fa ammattire l'assisi, arriva sul fondo, si ferma e poi crossa. Lo stacco di Birov, il riflesso di Ferron, tutto spettacolare. La Samp sembra lì lì per lasciarsi andare ed invece reagisce. Dodicesimo, intesa Ortega Balleri, dalla destra l'assist del difensore. Palmieri precede Sala e trova il pareggio, 1-1. E merita di essere rivisto il guizzo dell'ex leccese che rimette in partita i suoi. Il limite del Milan è di essere fin troppo compassato. Leonardo si impegna, ma Ferrone è attento. La verticalizzazione di Maldini per Wea. Nuova opportunità per il franco-liberiano, ma il diagonale è impreciso, questione di centimetri. Zaccheroni intanto inserisce Ngotti e la mossa risulta perfetta al 27esimo. Il francese sulla sinistra è veloce e quindi preciso nel cross. Birov è tutto solo e il colpo di testa, si sa, è la sua specialità. Ferron stavolta non ci può far nulla, è il 2-1 per il Milan. Per il tedesco è la rete numero 25 nel 98. Nessuno nel campionato italiano ha fatto così bene. Al 40esimo la Samp si affida a Palmieri. Azione di potenza e contrasto con Maldini al limite dell'area. Bettin gli dà ragione e assegna la punizione ammonendo il difensore. La battuta di Ortega è un capolavoro. Rossi intuisce ma ci arriva in ritardo. È il gol del 2-2, il modo migliore per l'argentino al suo rientro per allontanare il ricordo della notte brava del 7 dicembre. Al Milan saltano i nervi, Boban ne è l'immagine. Nel finale subisce il recupero di Sakic e si lascia andare ad una reazione verbale che Bettin giudica eccessiva e dunque da espulsione. Poi lo scontro tra Costa Curta e Sakic, un impatto durissimo che al giocatore serbo provoca 20 punti di sutura alla coscia. Milan fa collezione di proteste per quanto riguarda gli interventi in area. Qui Ferrara che quantomeno ostruisce la strada a Georges Weah. Giancarlo, una Juventus che ha messo fuori il naso così poco, no? Qualche volta nel primo tempo. Sì, nel primo tempo secondo me il Milan ha fatto un straordinario primo tempo,
sarà pure sbagliata, come dice Vittorio, questa squadra, però io ho visto una squadra, non so, dal campo sembra la sensazione di vedere un altro calcio. Questo è il rigore fischiato per trattenuta di Tudor a UEA. Sì, meno rigore forse, comunque c'è, anche secondo me. In ogni caso io ho visto un Milan molto forte sul piano atletico, un Milan che è andato a impedire la Juve, ha impedito alla Juve di giocare, è andato in aggressione centrale nel suo centrocampo, soprattutto con Albertini e Ambrosini. Ambrosini, che hanno giocato una partita straordinaria. Il problema è stato i ritmi, sono stati i ritmi erano troppo alti, ovvero erano ritmi eccellenti, eccezionali, ma non potevano essere protratti per tutta la partita. Allora il problema del Milan è sintetizzato in una sola considerazione: con quei ritmi bisogna produrre più gol per poter poi permettersi di gestire la partita, e il Milan invece ha prodotto un solo gol. Ne avesse fatto di più, come era nelle sue possibilità, probabilmente avrebbe fatto un secondo tempo diverso, e il crollo, che a mio giudizio è alla base della rimonta juventina, il crollo fisico, non l'avrebbe condizionato come poi l'ha condizionato, fino a fargli rischiare la sconfitta. E adesso io passerei alla ripresa, perché tra un po' le immagini ci porteranno alla ripresa, con Marco Ansaldo. Qui è il gol annullato a Igor Tudor per questa infrazione che avrebbe visto l'arbitro Bettin. Attenzione, perché ve la mostriamo. Eccola. Se di infrazione si può parlare. Marco. Beh, se cominciamo a fischiare tutte quelle infrazioni lì, penso che non ci sia un gol di testa, inclusi quelli di Vieri, che possa venire convalidato. Inclusi quelli di Bilov. E quelli di Bilov soprattutto, che possa venire convalidato. Bettin è stato, secondo me, l'esempio di come la questa classe... è, scusami se ti interrompo, certo. È il fallo di mano di Montero, già ammonito, fuori, terza volta in questo campionato, e questa è l'espulsione dopo 3 minuti di George Weah. Credo che sia la prima volta, non vorrei sbagliarmi, che Weah va fuori dal campo espulso così. Statisticamente non sono così forte da poterlo confermare. Nemmeno io, però, a occhi e croce. Mi sembra comunque che tutta questa serie di episodi dimostri come oggi l'arbitro sia stato sicuramente il peggiore in campo. 8 ammoniti. E soprattutto molti errori di valutazione. Tra l'altro l'espulsione di Montero, Bettino l'aveva vista, ma l'ha vista al guardia di Sabia. Comunque ci sono stati dei cambi, Fonseca che ha rilevato Amoruso, e Fonseca ha comunque cambiato la partita, quindi è azzeccata la mossa di Marcello Lippi. Io ribadisco il concetto, Marco, ecco il gol di Fonseca, dell'attaccante che forse doveva partire in questi giorni per far posto a chi non so. Cosa ti stavo dicendo? Ti stavo dicendo che la Juve del secondo tempo è da scudetto. Sì, la Juve del secondo tempo, soprattutto poi 10 contro 10, è stata una squadra che ha dimostrato le proprie virtù di carattere, di capacità di pressione. Io sono rimasto però anche allibito dal crollo del Milan, che secondo me non è solo un crollo fisico, è anche un crollo psicologico, mentale, è il crollo di una squadra che ancora non crede di essere grande. La Juventus, che a mio avviso è più debole del Milan, ha dei cali, ha dei buchi di qualità impressionanti. Questo Milan d'inizio anno ha disputato un primo tempo straordinario sotto tutti gli aspetti, e un secondo tempo che peggio di così non lo poteva disputare. Quindi abbiamo la facciata migliore del Milan nel primo tempo e la facciata peggiore nel secondo tempo. Lippi, in prospettiva, i meriti di questa Juventus in proiezione per le prossime gare, il grande orgoglio? No, il grande orgoglio sicuramente, la reazione che c'è stata ad una partenza non buonissima, che ha generato attraverso alcuni errori il vantaggio del Milan con quel calcio di rigore, e poi una reazione grandissima da grande squadra, un secondo tempo giocato tutto nella metà campo del Milan, anche quando eravamo in inferiorità numerica. Non solo orgoglio, anche tante altre qualità. Un risultato che potrà avere qualche conseguenza sul campionato del Milan a questo punto, o è ancora tutto aperto? No, è aperto, però aspettiamo tutti una vittoria contro una grande, c'è la capitata di Juventus, giusto per riavvicinarci alla Fiorentina. E allontanare ancora di più la Juventus, questo non è capitato, però insomma di positivo c'è che comunque abbiamo giocato contro tutte le grandi e non abbiamo mai subito contro nessuno, quindi dobbiamo migliorare, lo sappiamo, e non ci accontenteremo di questa posizione in classifica.
L'arbitro Collina dà un'occhiata fuori, lo attende un pomeriggio di pioggia ad Empoli, ma il più preoccupato è Zaccheroni, che approfitta anche degli ultimi secondi per catechizzare Costa Curta. Milan in piena emergenza, fuori anche Maldini, oltre a Weah, Leonardo, Elbeg, Cruz. Primo pericolo per Sereni, bravo a recuperare la posizione sul tiro di Ganz. Immediata la replica dell'Empoli con il recuperato di Napoli, Rossi è piazzato. Proteste dei toscani per questo intervento in area di Albertini su Di Napoli. Collina però non interviene. Domina il tatticismo, il Milan gioca ma non concretizza, l'Empoli controlla e con Di Napoli tenta di sorprendere Rossi. Al 35esimo l'azione più pericolosa degli azzurri, avanza Tonetto, l'apertura per Carparelli che manda di pochissimo al lato, davvero un'ottima occasione fallita dall'ex Doriano. 43esimo, cross di Boban, non ci arriva Birov, si arrabbia Zaccheroni, chiede il rigore per una spinta di Baldini, rivediamo le immagini nel montaggio di Carla Provvedi Ridolfi, continua il periodo nero del tedesco, in questo caso forse danneggiato ma comunque molto nervoso per tutta la partita. E al rientro negli spogliatoi Zaccheroni non ha ancora smaltito la rabbia, Collina però fa finta di niente. Ripresa è un altro Milan, senza dubbio più intraprendente, il cross di Zig dopo lo scambio con Birov non aggancia Ganz. Un minuto più tardi, alla decimo, traversa piena di Guglielmin Pietro. Soffre l'Empoli, è il momento migliore dei rossoneri che segnano o credono di averlo fatto con Ganz. Guardiamo, deviazione ravvicinata, Collina segna il gol. Protestano i toscani, esulta il milanista e qui è bravo l'arbitro che chiede tempo e calma per decidere e consultarsi con il collaboratore di linea. In effetti, come rivediamo, Sereni ci mette il ginocchio prima che la palla varchi la linea di porta. Collina dunque non concede la rete e poi spiega tutto al capitano del Milan, Costa Curta. In pochi minuti, insomma, una vera e propria raffica di emozioni perché subito dopo l'Empoli passa in vantaggio, in contropiede, uno contro uno di Napoli in Gottil, l'attaccante di Sandriani appena dentro l'area inventa un sinistro vincente che merita di essere rivisto. Il Milan riprende subito a macinare gioco, perfetto il tocco sotto di Albertini per Ganz al volo di sinistro, la splendida risposta di Sereni con il piede. Cambi nel Milan, Morfeo e Donadoni per Boban e Guglielmin Pietro, nell'Empoli Zalageta e Chiappara per Di Napoli e Carparelli. Si chiudono i padroni di casa, sempre più pericoloso il Milan, Donadoni nel mezzo, Morfeo e poi soprattutto Ganz falliscono il colpo a botta sicura, mandando su tutte le furie Galliani in tribuna. Il pareggio dei rossoneri al 37esimo, confusione in area empolese, ribattuto il tiro di Morfeo ma il pallone resta lì, lo mette dentro Ziege. Come rivediamo in questo replay dalla basso, il tedesco esulta togliendosi la maglia, Collina non gliela fa neppure rimettere perché lo ammonisce per la seconda volta e quindi lo espelle. Milan in 10, nel finale Ganz ha sulla destra la palla del 2-1 ma la sua girata termina sul fondo. Il Milan ritrova la vittoria dopo la dieta dei pareggi, con il Perugia rivoluzionato dall'inserimento di tre nuovi giocatori, Mazzantini, Mezzano e l'ecuadoriano Caviedes. I discorsi e le spiegazioni sono subito fitti da una parte e dall'altra, ma le peripezie per gli umbri sono cominciati prima della gara. Arrivo allo stadio in taxi perché il pullman è stato messo fuori uso da vandali, non ancora identificati, pantaloncini anonimi comperati in fretta all'esterno dello stadio per differenziarli da quelli del Milan. Poi le imprese si fanno in campo. Mazzantini, titolare tra i pali, capisce presto che il Milan sa muovere gioco tanto al centro quanto sulle fasce. L'attenzione quindi non va sprecata né davanti alle perentorie fiondate di Albertini né alle precise girate di testa di Birov. Rapajic parte alle spalle di Nakata e Caviedes, spiazzato più avanti di tutti, per provare ad impensierire Rossi. E anche Caviedes trova modo di farsi vedere molto da vicino dal portiere rossonero, ma sono gli occhi degli umbri a non potersi distrarre. Questa volta Guglielmin Pietro non ha solo la maglia da titolare, per la prima volta sull'erba di casa, ma pure la grinta e l'autorità. E quella fascia sinistra lungo problematica per Zaccheroni trova la corretta copertura e dà buoni frutti.
L'argentino avrà anche fatto un corso accelerato da centrocampista, ma non ha dimenticato come si segna un gol quando c'è l'opportunità. La sua prima rete a San Siro avrà certo un posto speciale nei suoi ricordi. Prima di tutto però un abbraccio per i preziosi collaboratori Leonardo e Biroff. La memoria è ancora così fresca che Guglielmo Pietro ricambia la cortesia proprio al compagno tedesco, scodellando un lancio calibrato per la sua testa. Un invito irresistibile per Oliver, che torna al gol dopo quasi un mese, tanto contento da accettare di buon grado anche l'occhio tumefatto a causa di un involontario scontro con lo scarpino di Leonardo. Sicuramente ogni gol mi aiuta pure di stare più tranquillo e sono contento per il gol, anche per il risultato, perché una vittoria è importante. Rapa e Cenacata non trovano il colpo giusto. Da loro, infatti, più che dai nuovi arrivati, ci si aspetta il guizzo adatto, ben conoscendone le qualità, magari approfittando del vizio del Milan di adagiarsi quando il risultato sembra acquisito. Dubbi sul rigore concesso da Bettina al Perugia per il contatto in area tra Costa Curta e Rapaic. Nessun dubbio sulla censura dovuta al comportamento di Rossi, che gli costa giustamente l'espulsione, e crediamo anche una sana ramanzina negli spogliatoi. Ha avuto comportamento sbagliato. Comportamento, lui è un ragazzo esuberante, ha tantissimo carattere e a volte cede. Questa volta, questa è una di quelle volte che è andato oltre. A Bologna stanno pensando di raccogliere le firme per un referendum che punti all'abrogazione del Milan dal campionato. La squadra di Zaccheroni, infatti, oltre a bissare il successo dell'andata, si conferma la bestia nera per il rossoblù, cui ha inflitto ben 6 dei 16 gol subiti da quella che resta la migliore difesa del campionato. Lasciamo stare, perché tutte e due le partite tutta questa superiorità non c'è stata, onestamente. Non è che voglio andare a fare polemica, per carità. Amarezza comprensibile quella di Mazzone per una sconfitta maturata all'ultimo minuto di una gara che i suoi avrebbero potuto chiudere in più di una circostanza. Anche perché la partita si metteva subito in salita per i rossoneri, quando Signori confezionava il 10° sigillo in campionato di una stagione da incorniciare, favorito nell'occasione da un'incertezza di piazzamento del giovane Abbiati, il sostituto dell'accigliato Rossi in tribuna al Dall'Ara. Sotto gli occhi di un tifoso esperto di risalite, la squadra di Zaccheroni aveva il merito di non abbattersi e di reagire subito. Il tecnico romagnolo aveva mostrato coraggio nelle scelte di formazione, tenendo in panchina Ganz ed in tribuna l'ufficialmente influenzato Boban, per rimpiazzare Weah con Morfeo e Guglielmo Pietro a supporto di Biroff. Era proprio l'argentino a sfruttare al meglio la momentanea inferiorità numerica del Bologna per la ritardata sostituzione dell'infortunato Tarantino ed a trovare il pareggio grazie anche ad un velo di Morfeo che faceva arrabbiare Mazzone. Io dico sempre un proverbio: chi la vela la gioca, per cui era fuori gioco, penso. A spezzare l'equilibrio di una partita diventata bella e vibrante ci pensava ancora una volta Beppe Signori, autore di una straordinaria prodezza al volo su cui nulla poteva il giovane Abbiati. Alla 16ª rete stagionale tra campionato e coppe, il rigenerato bomber rinviava così messaggi importanti anche all'antico maestro Dino Zoff, tanto più che ad inizio ripresa Beppe Gol era bravo ad inventarsi anche assist man. Ma prima Fontolan, capitano di giornata in sostituzione di Marocchi, e poi Anderson sprecavano malamente le intuizioni di Signori e la possibilità per il Bologna di chiudere la gara. Così, complice anche un pizzico di buona sorte, arrivava il pareggio del Milan, che secondo la FIFA andrebbe attribuito a Morfeo, ma che usando il buonsenso porta la firma di Magoni all'ultima esibizione al Dall'Ara prima di trasferirsi a Napoli. Il Milan mostrava a questo punto i suoi più grossi meriti, non accontentandosi, correndo qualche rischio sventato da Abbiati, ma inseguendo fino all'ultimo una vittoria in trasferta attesa da circa 4 mesi, che arrivava proprio allo scadere grazie ad una punizione di Ingotti, alla prima importantissima rete della carriera. Zaccheroni, che dopo il successo di Venezia era stato assai critico verso i suoi, poteva esternare a fine gara tutta la sua soddisfazione per un risultato che potrebbe dare una svolta al campionato del Milan. Io credo che tra una squadra e l'altra, soprattutto quelle dell'alta classifica, la differenza abissale non ci sia. Quindi credo che le grandi motivazioni, l'applicazione, la voglia di vincere di più di un'altra squadra possa fare la differenza. La vigilia aveva detto: questo Milan forse non è ancora pronto per lo scudetto. Dopo la partita ha cambiato idea? No, rimango della stessa idea, però ho avuto una risposta molto positiva, nel senso che ho visto una squadra tonica, capace di stare in partita 90 minuti, di ribattere colpo su colpo, con quella convinzione necessaria per fare il salto di qualità. Thank you.
La soddisfazione per il terzo bottino pieno, la delusione per le promesse non mantenute, i complimenti che non portano punti, i volti che calamitano sguardi, gli sguardi che devono accomodarsi in tribuna. In Milan-Salernitana c'è tutto questo. Morfeo, a completare l'attacco con Weah e Birov, mette subito in opera un lancio perfettamente recepito da Guglielmin Pietro e spedito tra i pali di Balli con il timbro preferito, la testa di Birov. Bello il gol, bella l'azione, partita da uno dei tanti lanci calibrati di Morfeo. Forse il diploma da geometra a qualcosa è servito, a parte ogni battuta. Penso che se i propri compagni fanno i movimenti giusti è normale che sei più facilitato. La Salernitana per tutta risposta ingrana la quinta marcia affrontando la difesa rossonera. Velocità e cervello mettono in difficoltà Abbiati che si salva bene su Di Vaio ma soccombe sulla ribattuta trasformata da Giampaolo. Il pareggio dà subito la misura delle intenzioni dei campani, giocare tutto a viso aperto. La freschezza e il coraggio dei giovani titolari diventano un merito quando Del Grosso sgancia un tiro cross che si trasforma da zucca in bellissimo gol, lasciando mortificato Abbiati e portando la Salernitana a sfiorare un altro colpaccio, il vantaggio a San Siro. Ma rileva Gulì, infortunato per uno scontro di gioco, e presidia la sua fascia con merito, mentre il Milan si ricorda di essere la terza squadra in classifica. Non appena la Salernitana si concede una distrazione, Birov e Weah confezionano il 2-2, quinto centro in campionato per il liberiano. Ma tosto da una fascia o Marco Rossi dall'altra impegnano i difensori rossoneri in più occasioni, qualcuno dissimula scherzandoci su. Ecco il geometra Morfeo che disegna un'altra propizia parabola e laureando in economia e commercio Birov butta là il secondo gol personale della giornata. Abbiamo iniziato subito bene e alla fine però penso che la vittoria è un po' fortunata perché la Salernitana forse meritava qualcosa di più con tutte le occasioni che ha avuto. Una volta tornato in vantaggio il Milan si fida troppo di sé e difetta di concentrazione. La brava Salernitana scuote il palo di Abbiati con gran tiro firmato di Vaio. Trova spazi per inserirsi senza troppe difficoltà, ma gli sforzi si stampano sulla traversa con Di Michele o la intercettano con Fresi che poi si dispera. È rimasta aperta fino al termine, un po' per demerito nostro e in gran parte per merito dell'avversario che ha giocato una buona partita. Con un grandissimo dinamismo, una grandissima aggressività. Tre traverse e un palo con una squadra come il Milan significa che la partita l'abbiamo fatta. Dispiace magari per qualche ingenuità dietro qualche gol che era evitabile. Doveva essere la loro festa o, se preferite, la loro sfida. Invece quello tra Gabriel Batistuta e Oliver Birov ha finito per essere soltanto uno scontro fisico, dal quale avrebbe avuto origine l'infortunio di Batigol, che rischia di diventare un vero e proprio strappo per il nostro campionato. Sono le 16.08 allo stadio Artemio Franchi. Fiorentina e Milan sono sullo 0-0. Lui, Omar Gabriel Batistuta, i suoi primi 30 anni compiuti 5 giorni fa, si scontra così con il suo rivale. La caduta, una smorfia di dolore sul suo viso, viene portato fuori in barella. Ci resterà per 3 minuti circa. Potrebbe essere questo l'inizio del dramma. Probabilmente sul primo impatto che ha avuto è stato colpito al menisco esterno. Batistuta chiede di rientrare, sia pure zoppicando. Il gioco prosegue, ma 7 minuti più tardi, in uno degli ennesimi tentativi di dare il massimo, eccolo cadere di nuovo, stavolta per conto proprio, e toccarsi subito dalle parti del ginocchio sinistro. Batistuta uscirà dal campo per non rientrarvi. Il colpo che ha avuto nella seconda parte, lì era stato magari lesionato. Nella seconda, quando è partito, ha fatto quello scatto e deve essere partito almeno da schietto. Il dottor Marcello Manzuoli, medico sociale della Fiorentina, parla di distorsione del ginocchio sinistro con sollecitazione delle strutture esterne, in modo particolare del legamento collaterale esterno. Strutture tendine e menisco sono stati sollecitati, quanto al menisco non si sa ancora se sia stato solo sollecitato o se sia lesionato. Si parla di ambulanza, di ospedale, di pronto soccorso, poi la faccenda appare meno drammatica. Meglio aspettare 24 ore in modo che il ginocchio non è gonfio, quindi questo già è una cosa importante. Però quando si toccano questi punti sempre un mese parte. Gli accertamenti nelle prossime 48 ore. Sua moglie Irina comunque non sembra preoccupata. Ci può dare notizie di Gabriel? No, lo dice domani. Ma come sta? Bene. Permesso? Preoccupata? No, tutto a posto. Ragazzi, attenzione. Grazie.
È questa l'immagine che fotografa la domenica triste della Fiorentina. Gabriel Batistuta, il capocannoniere del campionato, il guerriero, l'anima di questa squadra, lascia in barella il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio occorsogli a 2 minuti dal 90esimo, che secondo le prime diagnosi lo terrà fuori dai campi di gioco per diverse settimane. Certamente avrei preferito perdere la partita, era un punto che andava di mezzo, invece una pedina così importante sicuramente ci può costar caro. L'infortunio patito da Batigol potrebbe essere lo spartiacque dell'intera stagione viola, come lo sono stati per Juve ed Inter i guai fisici capitati a Del Piero e Ronaldo. Ma la sfortuna che si è abbattuta sul campione di Reconquista, rimasto generosamente in campo dopo uno scontro che già lo aveva menomato pochi minuti prima, non deve far passare sotto silenzio l'altro messaggio che arriva al campionato dall'Artemio Franchi. Per la lotta allo scudetto il Milan c'è e comincia a crederci davvero. Io avevo detto in settimana che avremmo tentato di vincere la partita. Abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo dimostrato che quando giochiamo con grande attenzione sappiamo concedere pochissimo anche a un attacco formidabile come quello della Fiorentina e nello stesso tempo riuscivamo a creare le occasioni per vincere la partita. Anche nel primo tempo, assai più tattico ed equilibrato, la vittoria ai punti era da assegnare ai rossoneri, pericolosissimi con Weah e più manovrieri a centrocampo. Trapattoni, che aveva provato ad irrobustire la zona nevralgica inserendo Officini sulla sinistra, scontava la giornata grigia di Rui Costa e poteva solo affidarsi, oltre che alla generosità di Batistuta, ai lampi di un Edmundo che usciva a tratti da un'apatia spesso irritante. Ma era nella ripresa che il Milan assumeva il controllo completo del gioco. Ad accendere il diavolo ci pensava Boban, che Zaccheroni, archiviando qualche incomprensione del passato, inseriva al posto di Morfeo. Io lo discuto solamente sotto l'aspetto della continuità. Potrebbe essere veramente il giocatore che ci potrebbe far fare il salto di qualità definitivo. Il croato per mezz'ora faceva il bello ed il cattivo tempo, offrendo due nitide palle gol che Birov e Weah non riuscivano a trasformare. Il liberiano poi falliva anche l'occasione più ghiotta su cross di Zighe, rendendo così sterile il dominio rossonero. Per essere scudetto gli manca un pochino più di convinzione, perché se avesse avuto un pochino più di convinzione, credo che questa partita l'avrebbe vinta. In casa viola, dopo aver interrotto la serie di 16 vittorie interne consecutive, è adesso il momento di far quadrato per non vanificare una stagione finora da incorniciare. Cicchigori era abbastanza arrabbiato, l'abbiamo visto uscire arrabbiato dagli spogliatoi, per l'infortunio di Battistuta solamente? Sì, era molto dispiaciuto questo infortunio, è chiaro che adesso auguriamoci di non peggiorare sul piano psicologico la nostra situazione, vediamo di essere ottimisti. Ma c'è un rospo che pare indigeribile anche per un vecchio saggio come il Trapp. Alla luce dell'infortunio capitato a Battistuta, è ancora all'ordine del giorno la licenza per il carnevale di Edmundo? Ma non è una licenza, quindi di Edmundo non voglio parlare, non ci sono licenze, sono situazioni che non voglio discutere ed analizzare. Disagio comprensibile quello di Trapattoni, anche perché con l'avallo della società il brasiliano ha già lasciato Firenze alla volta di Rio de Janeiro, da dove dovrebbe rientrare solo il prossimo 18 febbraio. Rosetti, promosso in fascia A, dirige per la prima volta il Milan. Gulli ormai è diventato intoccabile, per cui in tribuna va Helweg. Ganz si riprende una maglia da titolare per l'assenza di UEA. Nel Venezia 11 punti nelle ultime 5 partite, Recobbe e Maniero danno concentrazione alla difesa di matrice lombarda del Milan. Siamo al 15esimo, il lancio di Albertini, il tocco di Boban, smorza e poi Birov. Palla controllata da Taibi. Poi Zighe, KO per una pallonata, esce al 22esimo, sottoposto a TAC negativa, al suo posto Ba. Gulli si sistema sulla fascia destra, il solito calcio d'angolo pericolo di Alvaro Recoba, l'ex interista. Il cross di Guglielmin Pietro, poi a contatto Luppi e Bilica con Birov che reclama, si fa per dire, il calcio di rigore. 37esimo, punizione di Boban, prolunga sul secondo palo, Birov, Ganz è leggermente in ritardo. E siamo alla 38esimo, Leonardo stacca molto bene Sala, Guglielmin Pietro, il gol dell'1-0, il terzo in campionato per l'argentino. Rivediamo il tocco astuto di Gulli che spiazza poi Taibi. E c'è un reclamo anche per Recoba al 43esimo su Costa Curta. Giuro, mi ha toccato, dice Recoba. Siamo al 7° minuto con il montaggio di Alfonso Lodato. Nella ripresa, Ganz tutto solo. E il gol del 2-0 su perfetto cross di Ba e velo di Birov. In campionato torna a segnare Ganz dopo 3 mesi. Detta lo schema, Albertini su questo calcio di punizione. Siamo al 10°. Boban si avvita benissimo Birov. Luppi mette in calcio d'angolo. Ancora la ripetizione con l'avvitamento di Oliver Birov al 17esimo, fuori Recoba, dentro tutta, Pavan per Brioschi e Morfeo
che sostituisce Leonardo fra gli applausi. 24esimo, punizione di Volpi, sbuca Tuta ed è il gol che rimette in partita il Venezia. Costa Curta se la prende con Morfeo e con Birov. Questa volta gli applausi sono decisamente sinceri per Tuta e gli abbracci soprattutto dei compagni. Il gol del 2-1, quindi il Venezia, l'uscita di Abbiati che non trattiene, la rovesciata di Maniero, un ex, per poco non è 2-2. 34esimo, l'espulsione di Bilica, tocchetto alle spalle sulla caviglia di Birov, Rosetti lo manda fuori. E siamo al 40esimo con il Milan in superiorità numerica e il Venezia che addirittura prova il gol del 2-2, salva basso Maniero. Insomma, Milan niente affatto travolgente ma concreto, giunto al decimo risultato utile consecutivo, all'ottava vittoria interna. L'aggressività del Venezia ha spesso messo in difficoltà il centrocampo dei rossoneri. Birov e Ganza hanno avuto dialogo sì, ma non costante. Sembrava una partita chiusa, poi su una pallina attiva abbiamo lasciato completamente libero il centravanti avversario Tuta e su 2-1 dopo comincia a preoccuparti, diventa una partita nervosa e meno male che l'abbiamo portata a casa. Nonostante l'uomo in più poi, eh? Nonostante l'uomo in più, ma tu sai che quando vai in affanno, perché la partita pensi di averla chiusa, la gestisci, poi un episodio del genere ti cambia l'aspetto psicologico e dopo diventa... In pochi minuti non riesci più a ritrovare gli equilibri necessari. E quelle due a due punti, Zaccheroni? Beh, quelle due a due punti ci poteva stare, perché a Cagliari hanno perso tutte. Erano fuori dell'Inter che ha fatto un 2-2 e pareggiare a Cagliari secondo me è un ottimo risultato. E perdere a Udine contro l'Udinese di oggi ci sta. Senza Edmundo e senza Battistuta ci sta, perché ci poteva stare anche coi due giocatori in attacco. L'Udinese è una squadra che è arrivata nella parte alta della classifica e ci rimarrà fino alla fine, quindi non è una sorpresa. Lunga 11 turni la striscia di risultati utili del Milan, ma i rossoneri devono ringraziare una buona stella. Contro il Cagliari la vittoria è di misura e su autorete. Avversari in versione carota o arancia, sgargianti insomma. Poco male perché verdura o frutto, il Cagliari è ricchissimo di vitamine, energie, idee. Abbastanza per mettere in difficoltà sistematicamente la difesa rossonera nonostante gli avvisi di Maldini. Riconfermato il tridente con Leonardo, Ganz e Birov, il Milan sfiora colpi e subisce sulle fasce presentandosi come squadra scollata, con troppi spazi tra i reparti. Così i brividi e le sofferenze Zaccheroni li prova ma guardando l'area rossonera, troppo spesso avvicinata dagli ospiti. Le occasioni che arrivano alle punte milaniste restano pensieri e tutto il primo tempo scorre via tra le opportunità per il Cagliari che sembrano più concrete e pericolose di quelle create dal Milan. Che non ha trovato le distanze giuste tra i reparti e bisogna riconoscere al Cagliari che ha fatto molto ma molto bene. Poi abbiamo modificato qualche cosa, nel secondo tempo la squadra ha giocato sicuramente molto meglio. Infatti con gli inserimenti di Boban, Ngoti, Perganza e Ambrosini nel Milan si rivedono ordine e coesione tra centrocampo ed attacco, ma la rete del vantaggio arriva grazie al petto vitaminizzato di Villa che tutto avrebbe voluto tranne inventare un'autorete. Tutti abbracciano Birov e forse mentalmente ringraziano il capitano del Cagliari. Di solito segnavo a favore della mia squadra, purtroppo questa volta ho sbagliato porta. Ma il colpo di testa di Birov mi è rimbalzato sul petto, purtroppo si è infilato nell'angolino. Entrare nella ripresa pare giovare a Boban che si sdoppia e si alterna, ora centrocampista con lanci per i compagni, ora attaccante al fianco di Birov e Leonardo, pronto ad inquadrare la porta anche se manca un po' di precisione. Ma io e gol mi sa che non ci amiamo tanto in quest'anno, purtroppo ho perso un po' l'abitudine di tirar bene, spero di riprenderla, se anche un po' tardi a 30 anni. Non sembra esserci contatto falloso in area nonostante l'espressione implorante di O'Neill e nel complesso il Cagliari del secondo tempo è meno effervescente con un Milan che non disdegna di rafforzare la difesa con un centrocampista che scala. Abbiamo perso su un'autorete clamorosa, c'è il rammarico per una sconfitta che credo che non avremmo meritato per quello che abbiamo fatto, c'è la soddisfazione per un ulteriore passo avanti sul piano della personalità.
Come nella replica di un film, Zaccheroni si agita e il Milan non riesce a chiudere la gara con la dovuta tranquillità. Gli ultimi guizzi sono per Muzzi, sempre pericoloso su punizione, e per Birov, da lui si attende ancora la migliore condizione fisica. Intanto è tempo di strette di mano, di fronte un mese in cui il Milan dovrà affrontare Roma, Inter, Lazio, Parma. Le buone stelle potrebbero non bastare. Com'è dolce e traditrice la primavera nella capitale. Rinnova le energie romaniste e illanguidisce il vecchio diavolo, reduce da una lunga e importante serie positiva. Solo l'inizio, nella splendida calda giornata, illude sulle qualità e le capacità milaniste. Qualche tiro, tanto per mettere alla prova la tenuta di Abbiati, sicuro e tranquillo, e poi ecco l'idea del gol, con la Roma che si aggrappa al suo Tommasi e dal palo in un attimo pieno di affanni. Eh sì, il Milan è attento, furbo, sa come fa scattare la sua ripartenza e per fortuna di chi ospita non c'è UEA a dare profondità al gioco. Bene all'andata, coi lanci lunghi a scavalcare la muraglia dei centrocampisti, e bene anche nell'occasione. Peccato che Del Vecchio non batta al volo, poi salva Sala a rischio della sua incolumità. Ancora titubanze quando è il momento di essere lucidi e freddi, poi un tiro dalla distanza e sarà l'ultimo scagliato verso Chimenti, mentre il brivido ai 64.000 dell'Olimpico lo regala Abbiati, un po' troppo in anticipo sul pallone. Zaccheroni, che Milan è stato? Un bel Milan nel primo tempo, soprattutto nella fase di inizio dove abbiamo confezionato tre palle gol, e poi dopo nella ripresa un Milan poco bello, è calato molto, si è allungato molto, e nel secondo tempo la Roma ha fatto molto meglio di noi. Il caldo si avverte sempre più, con tre passaggi ora si arriva nel cuore della difesa milanista, ma imprecisione o troppa precisione frenano le ambizioni degli uomini di Zeman, finché Totti rompe gli indugi, cambia versante e serve in maniera deliziosa a Paolo Sergio. Sono cinque di tese, cinque di piede, è stato importantissimo anche questo gol per me, una partita che abbiamo vinto, una partita dove si vedeva la classifica, la nostra squadra ne stava molto bene. Tutto il resto è abbastanza semplice perché scema l'opposizione. Più fresco il centrocampo romanista che mette sovente in ambasce la diga preposta a frenarne l'impeto. Io credo che nelle ultime 5-6 partite il Milan non giocasse da scudetto. Io ho avuto la fortuna di giocare in squadra da scudetto, ma secondo me bisogna fare qualcosa di più. Questo può essere però il punto di svolta. Galliani anticipa l'uscita, Del Vecchio prova a prendere la porta. Di solito da mezzo febbraio le attribuiscono grandi ripartenze. Ci siamo? Ma speriamo che indovinano, visto che hanno indovinato con l'inverno. Siamo sempre qua, come dire, il Milan è ancora fermo allo stesso punto. Non mostra progressi apprezzabili o evidenti, soffre anche di fronte al Piacenza, avversario temibile e in crescita. Guerrieri piazzati a controllare gli uomini più pericolosi tra i rossoneri e zuccate fortuite che ne eliminano qualcuno. Tra Vierkovo e Leonardo la testa più dura è quella dell'italiano, al brasiliano i controlli in ospedale. Il Piacenza sembra avere le idee più chiare, non scoprirsi in difesa, contare sui contropiede con Inzaghi. La difesa del Milan è cambiata per due terzi con Gotti e Ayala, i riflessi di Abbiati sono sempre gli stessi. L'umore di Zaccheroni invece sembra quello di un iceberg. Con un Milan così pasticcione, noioso, quasi irritante per gli errori che si procura, si può pensare seriamente a farsi avanti. Ma Abbiati si sente sicuro anche lontano dalla sua area e anticipa tutti i possibili pericoli. Le due uscite di piede sono nel primo tempo, secondo me sono, poi erano solo 0-0. Poi sappiamo tutti che per un portiere con i piedi non è facile, dunque. Tra spunti poco compresi e palloni sprecati, ogni tanto affiora la testa di Birov che inquadra la porta o i pugni di Fiori. E solo al termine del primo tempo, con il rischio di essere intralciato dal compagno di squadra, manda a segno l'unico pesante gol della giornata dopo un mese tondo di astinenza. Al gol e agli abbracci ritrovati non corrispondono coraggio e caparbietà a sufficienza per convincere pubblico e tecnico. Sì, un po' ci preoccupa per questo. Non ci resta niente che lavorare, provare. Penso che anche una cosa del carattere di chiedere di se stessa sempre qualcosa di più e di avere un po' di coraggio. Materazzi a malincuore richiama Stroppa per contenere meglio con Manighetti la fascia di Helweg. Poi la spiccia e molto severa espulsione di Polonia lascia il Piacenza senza un uomo, ma non senza speranze o idee. Inzaghi ne mostra subito un esempio ad Abbiati che prontamente declina l'offerta. In 10 diciamo
cresciuti di più rispetto al primo tempo, abbiamo tirato fuori quello che forse nel primo tempo non abbiamo messo dentro e siamo riusciti a fare la partita noi. Meglio stare in quattro in linea, secondo Materazzi. Meglio far vedere qualcosa di apprezzabile, urla Zaccheroni, magari coprendo gli spazi lasciati vuoti o aprendo il gioco. Così il Piacenza sfiora il pareggio, pur essendo in inferiorità numerica, e il Milan scheggia il palo con un diagonale di Morfeo. Meritavamo sicuramente almeno un punto. Per l'ardore, per l'organizzazione, per l'agonismo, per la volontà, la determinazione che hanno dimostrato in campo. Con il minimo sforzo, un gol in 90 minuti di non spettacolo, il Milan fa il massimo dei punti e terzo in classifica, ma dire che se lo merita con il gioco mostrato è tutta un'altra storia. Il Milan capitalizza con il minimo facendo un solo gol, questo è soddisfacente per Zaccheroni per come ha visto giocare il Milan? D'amico, comincia a conoscermi bene. Non sono affatto soddisfatto, mi dispiace soprattutto per gli spettatori che amano questa squadra e vengono per divertirsi, ma in questo momento non ci riusciamo proprio a farlo. L'unica nota lieta, Birov che torna dal gol. La nota migliore, oltre che il gol, a parte il gol, è che ha fornito un'ottima prestazione, anche negli assist ai compagni, nel tenere la palla per far salire i compagni, accorciare la squadra in avanti, è stato molto ma molto bravo. Non era facile, dopo la settimana difficile che ha attraversato, riuscire a gestire la partita come è riuscito a gestirla, è stato sicuramente determinante. Comunque molto, molto importanti sono stati gli abbracci dei compagni, perché si è visto in quei momenti che desideravano tutti il gol di Birov, probabilmente quello che è stato detto in settimana era falso. Sì, sono state dette tante cose false questa settimana, compresa quella di questa mattina che è apparsa un pochino su tutti i giornali per quanto riguarda UEA, che non era scritto che l'avevo lasciato fuori per dispetto, ma corrispondeva alla pari. Il giocatore non è stato convocato perché è fuori da 3 settimane ed è giusto che giocano coloro che stanno bene. Non è stato già messo in lista di cessione? No, assolutamente. No. Inutile, non mi sembrava giusto portare in panchina un giocatore per dare sostegno alla squadra e lasciare che non può giocare perché muscolarmente è ancora a rischio e lasciare fuori un giocatore che invece sono tante settimane che si allena con grande impegno. Il derby dirà tutto, Zaccheroni? No, non dirà, sabato prossimo. No, sarà una tappa del campionato, per noi più importante delle altre, perché il derby, come ho sempre detto, è un obiettivo e speriamo di recuperare qualche giocatore, perché come avete visto e come dico io dall'inizio del ritorno, non siamo una squadra brillante, facciamo fatica a fare i risultati. Vorremmo fare di più, ma in questo momento veramente non ci riusciamo. Qualche distrazione anche dietro, non solo in attacco. Qualche cosa dovevamo rischiare. Per sostenere la squadra in avanti dovevamo tenere la linea un pochino più alta e rischiare qualcosa col fuorigioco. Ci è andata bene, va bene così. Subito in campo Ronaldo nell'Inter, giocano anche Sousa e Djorkaeff. Nel Milan torna Weah, influenzato Sala, ma ci sono Elveg e Leonardo. Pienone a San Siro. Vediamo il fermo immagine di Weah. Abbiamo qualche problema, ecco che ripartono le immagini, c'è anche Berlusconi in tribuna e Ronaldo dimostra subito di essere abbastanza a posto, controlla, tira con il sinistro, Abbiati pare. Al sesto, Inter subito in vantaggio, palla per Simeone che effettua un traversone apparentemente non molto insidioso, scivola sul piede d'appoggio a Ngoti e causa un clamoroso autogol. Ecco che rivediamo il cross di Simeone, vedete il tentativo di respinta da parte di Ngoti che batte nettamente Abbiati. Inter dunque in vantaggio. Lo stesso Ngoti mette subito dopo in movimento Weah, la battuta da distanza ravvicinata, la palla alta. Poi è Boban che prende l'iniziativa per il Milan, fa tutto bene in sede di preparazione, non altrettanto bene al momento di effettuare il tiro. 13esimo, Elveg per Leonardo, tocco di sinistro e 1-1. Perfetto il tocco del brasiliano, mentre vedete West che tiene in posizione regolare l'avversario. Si prosegue poi su ritmi abbastanza tranquilli, errore del Milan in difesa, guizzo di Leonardo, Abbiati con l'aiuto dei compagni riesce a sventare. Ancora Ronaldo. Djorkaeff, tacco per lo stesso Ronaldo, la parata di Abbiati sul suo destro.
Finisce il primo tempo sull'1-1, Roberto Baggio in panchina attende di entrare in campo, entra invece in avvio di ripresa Ventola al posto di Ronaldo. Subito nel corso del secondo tempo un gran colpo di testa di Simeone, bravo Abbiati a deviare. Vedete che però è il Milan che si rende ancora pericoloso, sinistro su punizione da parte dello scatenato Leonardo, 2-1. Rivediamo da questa angolazione, Leonardo che scavalca la barriera, vede il pallone all'ultimo minuto, Pagliuca nulla da fare, cominciano le sostituzioni, entra Coe nell'Inter, entra Donadoni al posto di Boban, mentre Lucescu naturalmente non è contento. Ancora il Milan in avanti ed è Leonardo che con un sinistro vellutato coglie la traversa piena. Entra in campo anche Roby Baggio al posto di Djorkaeff, ci sono ancora alcune opportunità in contropiede per il Milan, bene qui Pagliuca sulla conclusione di Weah. Poi West, 32esimo del secondo tempo, taglia dentro un suggerimento, esce Abbiati con la punta del piede, Zanetti sigla il 2-2. Rivediamo, sceglie male il tempo dell'uscita stavolta il portiere del Milan, lo beffa Zanetti per il 2-2. Poi nel tempo di recupero vanno vicino al gol entrambe le squadre, qui Abbiati che esce stavolta bene su Ventola, ma poco più tardi c'è un'opportunità anche per il Milan con Birov che va a effettuare il cross da destra, manca la battuta a volo Weah, il pallone resta tra i piedi, Pagliuca comunque riesce a rimediare. Finisce 2-2, un derby non bellissimo, non spettacolare, ma molto teso. A te Paola. E passo subito la parola a Marco Civoli che è con Mircea Lucescu, allenatore dell'Inter. A te Marco. No, Lucescu voleva vedere un fallo di mano in area di rigore del Milan, credo sul finale. Allora lo chiediamo subito a Carlo Longhi, lo abbiamo già pronto? Sì. Bene, allora possiamo vederlo subito Lucescu. Prego Longhi. Siamo negli ultimi minuti, 2-2, c'è questo colpo di testa appunto di Simeone e con il braccio sinistro allargato c'è Costa Curta, i due sono molto vicini e è difficile stabilire la volontarietà del giocatore del Milan. Ecco il colpo di testa, ecco c'è il braccio sinistro che colpisce il pallone. Volevo sentire anche il parere di Giorgio. Volevo sentire prima quello di Lucescu io. Va bene. Lui ha voluto la palla andava in porta o forse verso la direzione della porta. Noi abbiamo preso un rigore a Bologna che nemmeno da lontano non si assomiglia a questo. Beh, almeno mi sembra che un rigore netto con le mani allargate. Giorgio, adesso poi, però voglio il tuo parere. Io vedo Costa Curta che salta per prendere il pallone di testa e la palla gli rimbalza poi sul braccio dopo il colpo di testa all'avversario. Sinceramente non sono certo che sia un fallo di mano volontario, sinceramente. Faticando a pareggiare, il Milan perde la corriera per lo scudetto. Di Leoni in campo all'inizio si vedono solo i determinati marcatori pugliesi. L'autobus rossonero affronta i tornanti preparati dal Bari di Fascetti a velocità ridotta. Necruzzi incollato a Birov, Innocenti dedicato a Weah, Garzia fidanzato con Leonardo. Il Milan a scarto ridotto non trova gli spazi. Il Bari, più organizzato, approfitta della minima distrazione e del primo vacillamento per castigare. Osmanowski ricorda subito a tutti che a San Siro il Bari si trova sempre a proprio agio, indipendentemente dal colore delle maglie che ha di fronte. Questo è il nostro modo di giocare. L'importante è prima riuscire a difenderci bene e poi a riproporsi con grande forza. Il Milan impiega un po' a rammentarsi che i corridoi e le fasce si possono sfruttare, che tanto Birov quanto Weah vanno serviti a dovere. Il Bari non allenta le marcature e riesce a rendersi ancora pericoloso. Ci ha sorpreso Bari, che era molto, il Bari che era messo benissimo in campo, erano molto corti, giocavano, correvano tantissimo, giocavano un buon calcio veramente. Se l'organizzazione di gioco non è ancora il massimo, perlomeno il Milan cerca una reazione e nella confusione d'attacco Indiveri si salva su Boban e capitola su Birov che questa volta va a segno di piede. Segnate di piede, iniziamo semplice da pochi metri, sì, però io sono contento con la mia prestazione, mi sono mosso bene, ho avuto qualche occasione, ho preso rigore per noi. Le energie consumate dal Bari nel chiudere spazi chiedono cambi. Giorgetti e Knudsen rilevano De Rosa e Madsen. In area il Milan ogni tanto raccoglie margherite invece che assist, ma almeno risulta più convinto. Per questo appare come un'insolazione da primavera il raddoppio di Osmanowski, nato da un errore in fase difensiva come la prima rete barese, e il pubblico non perde l'occasione per fischiare zighe. Dispiace per Cristian perché quando uno commette degli errori è normale che si senta magari
un po' male, però ecco, deve stare tranquillo. La volonterosa reazione rossonera produce un rigore. Innocenti nella foga di difendere Subirov tocca la palla con il braccio e dal dischetto Ganze, entrato a sostituire un efficace Boban, riporta il Milan sul 2-2. Siamo stati fortunati ad andare in vantaggio per un errore di Ziegler, mi sembra. A quel punto pensavo di vincerla, poi al 92esimo c'è stato un rigore a cui non si può dire niente. Vampate milaniste nel finale, un gol correttamente annullato a Ganze per fuorigioco, che servono a poco, due punti persi, fermata d'autobus non richiesta. Stato di salute è difficile identificarlo, perché vedi una squadra che a inizio partita va molto piano e invece a fine partita va molto forte. Tanto rumore per nulla. Ci si aspetta il gran galà di primavera ed invece bisogna accontentarsi di una rappresentazione appena sufficiente. Eriksson ostenta tranquillità. Nesta e Maldini, tre giorni dopo l'azzurro, si rincontrano ma ora le sponde sono opposte. Ci piace come la Lazio prende di petto la situazione, quanto si avvicina subito al gol, invalidato per un non nulla. Il Milan balbetta calcio, mentre dall'altra parte ogni azione si inizia con qualità. Il caldo non frena gli ardori di chi ospita, mentre improvvisamente si arriva sulla sponda opposta, con Marchegiani che controlla e con Leonardo De Araujo che calcia, ma il suo ginocchio ne risentirà. Tanta Lazio, poca opposizione, malgrado il Milan tenga gli esterni a protezione della difesa, che però spesso si fa prendere d'infilata, segno che i meccanismi non sono oliati a dovere. E sempre tra una mischia e l'altra c'è il solito Vieri che ha voglia ed energie non pari alla fortuna. Sembrava che avevamo paura di giocare, abbiamo perso troppi palloni, buttato solamente in avanti e se si voleva agganciare un po' la Lazio si doveva fare qualcosa di più. Veder costruire qualcosa al vecchio diavolo finisce così per sorprendere. La battuta del pesarese Ambrosini dà però solo l'idea del gol. C'è un po' di elettricità nell'aria, Mancini e Costacurta non si sono mai amati ed il messaggio ne è una conferma. La continuità davvero non manca. Lasci la scena dalle parti di Abbiati, la ritrovi sempre lì vicino al portiere di Abbiategrasso. Leonardo è diventato spettatore, Costacurta alza un po' troppo la gamba su Vieri, UEA spesso diventa l'ultima barriera. Anche se troppo isolati, i due della Lazio combinano sempre delle buone cose, ma ormai il monologo non conosce soste. Durante un'ora molto molto bene, siamo stati padrone in campo sicuramente. Mancava il gol, purtroppo, ma non sono preoccupato per questo. Mihajlovic è stanco, preoccupato e si vede, anche se il suo sinistro è sempre molto speciale. E finalmente ecco venir fuori dal guscio il Milan, il trascinatore è sempre un liberiano senza età, il tocco finale non è determinante. Ed un attimo dopo il replay con Weah che inventa e Boban che conclude alto. Vieri non è d'accordo con Cesari e lo manifesta apertamente. Conclusioni per Zaccheroni. Io credo che parteciperà a questa corsa per il titolo solamente chi fra questi 15 giorni sarà a tiro della Lazio. Chi non sarà a tiro non credo che potrà partecipare. La coreografia è quella della grande partita, di chi spera in un aprile propizio e che tornino a verificarsi eventi ormai lontani. Intanto Elena e Walter si sono sposati e qualcuno abbonda nelle acque. Molti metri più giù nel frattempo arriva il Parma, carico del suo entusiasmo, ed il Milan coi suoi vetri fumé che nascondono ogni intenzione. A proposito, c'è anche l'arbitro, senza di lui non si potrebbe cominciare. Milan-Parma dopo aver visto l'andata Parma-Milan? Beh, io penso che tutti siamo stati contenti dello spettacolo della partita precedente. Siamo sempre nella scala del calcio, no? Sempre, uno dei posti più belli per arbitrare. Ritorniamo alla luce, stadio colmo e rumoroso ed è ancora più stridente il contrasto con UEA e la sua preghiera. L'inizio è sonnacchioso, equilibrio e fase di studio lasciano poco allo spettacolo, finché il Parma non comincia a mettere in soggezione il povero diavolo, aggirato sugli esterni e che concede molto anche in zona centrale. Zaccheroni capisce che il momento è difficile e allora Giunti si inventa un colpo a cui il caso non è estraneo. Sempre solo una squadra al comando delle operazioni, la superiorità numerica e non solo degli emiliani a centrocampo è evidente. Così quando Abel Balbo realizza un gol bello, ma sul quale Abbiati ha forse delle responsabilità, sembra la più naturale delle cose.
Un solo guizzo fino alla fine e nell'intervallo un suggerimento impossibile ed una sostituzione. Ganzi in campo e Birov nel sottopassaggio. Così Weah diventa la prima punta e Boban si assesta a ridosso del centrocampo, diventando decisivo. Ora è il Parma che accusa la stanchezza accumulata nel suo straordinario martedì di Coppa. Thuram è affaticato e si vede, e così quando esce e la difesa cerca di assestarsi, Capitan Maldini cerca e trova un gran gol. Ci abbiamo messo del nostro anche oggi, perché insomma si poteva rimanere aggrappati al treno dello scudetto, invece ormai noi siamo negli ultimi vagoni. Il Parma, malgrado tutto, cerca la reazione e per poco non arriva al raddoppio, ma ormai il Milan ha le ali ai piedi, trova gli inserimenti giusti ed ha bravura e fortuna nel gol partita di Maurizio Ganzo. Sicuramente è stato il gol più lungo della mia vita, perché non volevo, dallo scatto che ho fatto prima che Boban lanciasse la palla, allo stop, alla rincorsa con Cannavaro dietro che mi stava raggiungendo, veramente è stata un'emozione. Trovare le energie per reagire ha del miracoloso. Il Parma sembra un passo dall'impresa. Sono errori di, secondo me, in generale non rimediabili, perché riguardano soprattutto l'attenzione, a mio parere. E migliorando queste cose qua si ottengono maggiori risultati, perché poi per il resto niente si può dire a questa squadra. È ora di andare via. Il secondo posto in campionato per il Milan è cosa fatta. La società mi ha chiesto di tentare di tornare in Europa, per il momento ci siamo, a chi mi pone la domanda lo scudetto, io dico che per il momento non ne parlo. Forse era scritto nel libro del destino, il Milan di Zaccheroni strizza l'occhio allo scudetto proprio dal Prato di Udine. Il messaggio che giunge alla squadra di Eriksson è preciso, il Milan c'è ed è in salute. 5 gol nella tana di Guidolin non sono infatti in presa da poco, arrivano dopo 90 minuti praticamente perfetti. Zacca rinnega in parte il suo 3-4-3 e con Boban a giostrare dietro le punte il Milan trova equilibrio ed efficacia soprattutto nel gioco di rimessa. Il carattere poi è quello della grande, che punisce subito le prime sbavature dell'avversario, come questa di Bertotto che, sbilanciato, smanaccia goffamente sotto gli occhi di Boggi. E Boban apre le danze. L'Udinese ha il merito di reagire con Amoroso, gran protagonista. Chiederanno poi il rosso per Maldini, i friulani, su questo intervento al limite dell'area, ma per l'arbitro il capitano non era ultimo uomo. La svolta del match, la prima, nel restante quarto d'ora. Abbiati, sempre più sicuro, respinge il generoso assalto bianconero e sul ribaltamento di fronte Weah regala un gioiello per la sua 100ª partita in rossonero. Il colpo di biliardo poi porta ancora la firma croata. Nella domenica della verità Zaccheroni ritroverà anche il miglior Maldini e subito dopo il suo goleador. Proprio sotto quella curva Birov mette in ginocchio l'Udinese. 3-0 alla pausa, difficile risollevarsi anche per un gruppo tosto come quello friulano. Purtroppo raccontare un 5-1 diventa difficile, ma qui c'era tanta gente. Chi ha potuto vedere ha visto che le cose sono andate in un certo modo. Ci sono delle gare che nascono in un modo e la nostra non è nata bene. E non è poi certo proseguita meglio. Il guizzo di Amoroso in apertura di ripresa illude i friulani, ma ci penserà ancora lui, Oliver Birov, come stoccatore prima e suggeritore poi, a chiudere definitivamente il conto. Birov un po' lo dovevate conoscere, no? Vi ha fatto 2 gol di testa come tanti fatti negli anni passati. Eh sì, avremmo dovuto conoscere le sue potenzialità. D'altra parte Birov sapevamo tutto il suo valore nel colpo di testa. E diamo atto a lui, perché penso abbia fatto 2 grandi gol. Non hai esultato dopo i 2 gol, cos'è stata? Una promessa fatta alla vigilia ai tifosi? Sì, sicuramente una promessa. Sono questa volta stato più cosciente. Nella vita, nello sport, nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna. Zaccheroni si considera un fortunato? Esaminando un po' anche l'andamento, ad esempio, del primo tempo di oggi. Oggi ho avuto la fortuna di aver visto il migliore Weah, il migliore Boban e il migliore Birov della stagione. Non so se si chiami fortuna, sono giocatori del Milan, sono giocatori che hanno notevoli mezzi che fino ad oggi non sono riusciti a mostrare completamente. Oggi l'hanno dimostrato.
I due minuti decisivi di Vicenza-Milan iniziano al 39esimo del primo tempo, quando Guli pennella un preciso cross per Birov che, bruciando la statua di Marco Aurelio, va a firmare il gol del meritato vantaggio rossonero. Sull'azione successiva però Sala interviene così, in aria su Schenardi, ma l'arbitro Tombolini, pur ben piazzato, nega ai veneti un rigore che sembra evidente. Ho avuto l'impressione che il rigore fosse netto, non è stato dato, comunque credo che al di là di tutto il Milan si sia dimostrata forse la squadra più forte che abbiamo visto a Vicenza. L'onesta analisi di Schenardi fotografa perfettamente la sfida del Menti. Pur favorita da episodi che nel calcio attuale risultano sempre più importanti, la squadra di Zaccheroni c'è ed appare sempre più convinta di centrare l'obiettivo scudetto. Prima del gol del vantaggio, infatti, i rossoneri, con una manovra ariosa e brillante, sostenuta da una grande condizione atletica in una giornata con caldo superiore ai 30 gradi, confezionavano almeno 4 nitide palle gol, su due delle quali un Boban apparso in forma splendida esaltava le doti del portiere vicentino Brivio. Anche il Vicenza, reduce da 3 successi consecutivi in Terni, non stava comunque a guardare, ma al di là di qualche sporadica iniziativa di Zauli, era il Milan a tenere il pallino della gara. Gli unici momenti di incertezza i rossoneri lì vivevano ad inizio ripresa, ma qui diventava protagonista Abbiati, il portierino di 21 anni capace di inventare una doppia parata a scudetto sui tiri di Dabò ed Otero. Questo è giovanissimo, ha grandi margini di miglioramento, la mia speranza è che continui così, che sfrutti il vantaggio di essere molto giovane, di conseguenza il vantaggio di avere molto tempo davanti per migliorare. A spegnere definitivamente gli ardori del Vicenza ci pensava poi Leonardo, subentrato ad un acciaccato Boban. Il brasiliano coronava una splendida azione realizzando il suo 10° gol in una stagione per lui assai tribolata. La pubalgia è stata una cosa molto difficile da gestire, non ho giocato tante volte e volevo, non perché l'ho fatto un gol, ringraziare sempre le persone che in questi momenti ti aiutano. Tutto lo staff medico del Milan mi ha aiutato tantissimo, e principalmente Daniele Tonaccini, che è il nostro preparatore atletico. La gara praticamente finiva qui, con occhi ed orecchie tese solo a quanto accadeva a Marassi e sugli altri campi, da dove per Rea non arrivavano notizie confortanti nella lotta per la salvezza. Abbiamo ancora 4 gare, abbiamo un calendario chiaramente difficile. Non ci crediamo ancora, perché vedo che tra l'altro la squadra è particolarmente in salute e siamo in buona condizione fisica. Consideriamo che la Lazio continuerà a far bene, perché ha l'organico e tutti i mezzi per continuare. Quindi dovremo essere noi a questo punto, solamente noi possiamo impedirle di arrivare alla fine di questo campionato con una certa tranquillità. Il Milan di Sacchi, quando vinse lo scudetto in rimonta, superò il Napoli alla terz'ultima giornata di campionato. Appuntamento a domenica prossima? Il Milan di Sacchi aveva, a poche giornate da termine, aveva confronto diretto. Il Milan dei miei giocatori non ha questo confronto diretto, quindi è sicuramente più complicato. Condensare in poco più di 3 minuti il racconto di Milan-Sampdoria è impresa da Guinness dei primati. La partita che doveva segnare il sorpasso rossonero a spese della Lazio ha rischiato per lunghi tratti di essere quella della resa definitiva per gli uomini di Zaccheroni nel duello scudetto. E dire che le cose per i padroni di casa si erano subito messe bene, visto che Ambrosini coronava l'indimenticabile settimana del debutto in maglia azzurra con il suo primo gol in Serie A. Nonostante uno strepitoso Maldini tutto grinta, il Milan però sembrava lontano parente di quello agile e manovriero ammirato 7 giorni fa a Vicenza. Merito anche di una Sampdoria che, poggiando su uno scatenato Montella, costruiva 3 nitide palle gol e colpiva per 2 volte i legni di Abbiati con lo stesso Bomber e con Franceschetti, che sfiorava soltanto il gol da raccontare ai nipotini. Era solo il primo dei segni della buona sorte milanista, che sembrava materializzarsi in chiusura di tempo sotto le sembianze dello svampito l'Assisi. Il francese si faceva rubar palla da Ganz e lo stendeva poi da ultimo uomo. Il cartellino rosso estratto da Braschi pareva inevitabile, anche se non convinceva appieno Spalletti. Secondo me, visto che è scivolato, visto che la palla ce l'aveva lui e visto che non ha voluto far fallo, è andato al tentativo di fare un contrasto, a me è sembrato un volontario. L'inferiorità numerica non toglieva però nerbo ai blucerchiati, che anche nella ripresa continuavano a far correre i brividi sulla schiena di Abbiati. Il tabellone portava da Udine notizie catastrofiche e forse distraeva i milanisti con la testa altrove e con tanto nervosismo in campo ed in panchina. Il pareggio di Montella appariva così inevitabile e meritato, e la prodezza su punizione con cui Leonardo, subentrato ad uno spento Boban, riportava in vantaggio i rossoneri, sembrava un premio davvero eccessivo per il Milan di giornata, incapace ancora una volta di tenere il vantaggio che veniva pareggiato da Franceschetti, questa volta più fortunato nel battere Abbiati. Si era al 41esimo della ripresa e cominciavano qui i 9 minuti più emozionanti del campionato, con in bilico scudetto e salvezza. 540 secondi nei quali in sequenza Ganz falliva il gol a pochi passi da Ferron, Abbiati era miracoloso prima su Jacopino e poi su Katè, Ambrosini sfiorava il palo e la doppietta personale.
La pallina della roulette di San Siro si fermava infine sul rossonero, con Ganz che, aiutato dalla decisiva deviazione di Castellini, condannava la Samp ad una immeritata sconfitta che significa quasi certa retrocessione, tenendo in vita le speranze di un Milan cui la buona sorte non ha certo fatto difetto. La nostra lacuna maggiore era quella di muoversi pochissimo senza palla. Oggi ci siamo ripetuti e... a dimostrazione che la chiave non sta nel sistema di gioco. Molti si sono messi a gridare, ecco, il Milan è cambiato perché non gioca più con tre punti ma gioca con due punti e mezzo. Oggi abbiamo vinto la partita quando abbiamo giocato con tre punti. Questo duello con la Lazio oggi doveva segnare un punto, secondo i pronostici almeno, a favore del Milan, doveva essere la giornata del sorpasso, e invece i laziali sono andati a vincere bene a Udine. Adesso sta meglio la Lazio? All'inizio del girone di ritorno avevo indicato la vincente dello scudetto nella squadra che era capace di vincere a Udine. L'abbiamo vinto sia noi che loro, però purtroppo non potremo dividere questo scudetto e oggi sulla carta è più loro che nostro, perché un punto tre giornate dal termine conta tantissimo. Il confronto tra le due squadre che si sono divise gli ultimi sette scudetti potrebbe aver segnato il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi campioni d'Italia. Anche se è durato solo 11 minuti, il sogno rossonero del sorpasso sulla Lazio, vittoriosa sia pure a fatica col Bologna. Percentuale, quanto conta il punto di vantaggio che ha la Lazio a questo punto? Purtroppo conta tantissimo. Contava 4-5 giornate, figuriamoci oggi. Il grosso vantaggio della Lazio, è per quello che non mi faccio illusioni, è che non si deve preoccupare del cammino del Milan. Invece noi purtroppo dobbiamo guardare anche il cammino della Lazio. La prudenza del tecnico romagnolo, meno ottimista, almeno ufficialmente, di dirigenti e giocatori milanisti sull'esito della sfida tricolore, sembrerebbe giustificata alla luce del primo tempo disputato dal Milan al Dele Alpi. Una Juve già priva di Davids, Zidane, Giuliano e Mirkovic e subito costretta a rinunciare a Ferrara alle prese con noie muscolari, bastava infatti a mettere alle corde un diavolo cui il caldo non sembrava certo giovare. Henry tagliava spesso a fette la tre quarti milanista, mettendo in crisi una difesa in cui giganteggiava il solo Costa Curta. Ai bianconeri faceva però difetto la precisione sotto rete, soprattutto con Inzaghi, recuperato in extremis. E quando Super Pippo aggiustava il tiro e soprattutto Di Livio faceva il garrincia, ci pensava il sempre più sicuro Abbiati a salvare un Milan, capace di rendersi pericoloso solo in chiusura di tempo con Birov, che cominciava così la sua giornata piena di errori sotto rete. In intervallo ho parlato con la squadra, e abbiamo chiarito alcuni aspetti e nel secondo tempo fortunatamente l'atteggiamento si è capovolto. Siamo stati più dinamici e più aggressivi, abbiamo cominciato con gli esterni ad aggredire più alti ed è andata meglio. Al di là degli accorgimenti adottati da Zaccheroni, era comunque il gol di Weah a mettere la partita in discesa per i rossoneri. Il liberiano approfittava al meglio di una dormita generale della difesa bianconera quando erano passati appena 11 secondi dall'inizio del secondo tempo. Partita a questo punto decisa, anche se Birov riusciva in tutti i modi a fallire il colpo del KO. Il tedesco per ben due volte si presentava da solo davanti alla porta di Peruzzi, sbagliando clamorosamente la mira. Errori che potevano pesare moltissimo nella corsa a scudetto se Cesari avesse deciso diversamente su questo contrasto in area tra Guli ed Inzaghi, sanzionato dall'arbitro con una ammonizione per simulazione a carico dello Juventino. A togliere ogni patema d'animo agli oltre 5.000 tifosi milanisti presenti al Dele Alpi ci pensava ancora Weah, che finalizzava con freddezza lo splendido assist di Boban subentrato a Leonardo ad inizio ripresa. Io guardo avanti, deve fare 6 punti, vediamo alla fine. La Lazio quanti ne può fare però? Oh, Lazio è una grande squadra, io non guardo le gente, io non farò gufo. Per la Juve arrivava così la seconda sconfitta consecutiva che rende notevolmente più ardua la caccia all'Europa della squadra di Ancelotti. Il quinto successo a seguire del Milan riporta invece, calendario alla mano, i rossoneri in teorico vantaggio nella volata a scudetto con la Lazio, anche se le duellanti sembrano divertirsi a complicare gli impegni facili ed a semplificare quelli difficili. Non c'è mai una partita scontata. Ecco, però sabato rischia un po' di più la Lazio a Firenze che il Milan ospitando l'Empoli già retrocesso. Ma oggi sembra, dalle cronache, da quello che mi hanno riferito, sembra che abbia sofferto di più la Lazio, come è successo domenica precedente, dove la Lazio ha sofferto poco a Udine, abbiamo sofferto moltissimo noi in casa con la Sampdoria. Quindi prepariamoci a non affrontare l'Empoli come abbiamo affrontato la Sampdoria.
A San Siro si proietta Il Sorpasso, una coproduzione firmata Berlusconi, Cecchi, Gori, che accantonati per una volta antichi dissapori sfornano un film che tiene col fiato sospeso spettatori ed interpreti fino allo scorrere dei titoli di coda. Brillante la regia affidata ad Alberto Zaccheroni, che per dare più thrilling alla vicenda introduce il colpo di scena di vietare gli aggiornamenti del risultato di Firenze sul tabellone di San Siro. Sapevo perfettamente che il risultato arrivava ugualmente, però perlomeno lo sguardo dei miei giocatori non era rivolto, come è successo probabilmente nella gara con la Sampdoria, sul tabellone. Ed in effetti, pur suscitando qualche inevitabile equivoco tra gli spettatori, lo stratagemma funzionava. A differenza di quanto fatto con la Samp, il Milan appariva fin dall'inizio concentratissimo nel liquidare la pratica a Empoli. Oltretutto, il bolide rossonero ritrovava un pilota tedesco che dopo i fuoripista nel Delle Alpi si metteva ad imitare Schumacher, inserendo senza sbavature e con precisione chirurgica la prima, la seconda e la terza marcia. In tutte e tre le circostanze dei gol ad innescare il cannoniere teutonico era sempre Guli, l'argentino che rappresenta sempre più un segreto rivelato dei successi milanisti. Di fronte a tanta aggressività e determinazione poco poteva fare l'Empoli, che recrimina solo sommessamente per questo intervento di Sala su Zalajeta, su cui Pellegrino sorvolava quando si era ancora sullo 0-0. Non sarebbe comunque cambiato molto, visto il Milan di giornata, capace di vivere con serenità in campo e sugli spalti gli sviluppi emozionanti della sfida di Firenze. Certo, delusione quando Fiorentina ha mancato il calcio di rigore. C'era della radio, indubbiamente, però. Indubbiamente c'è stata. No, c'era un raccattapalle lì che aveva la radio. Avevo dato ordine di non. Disposizione di non tenere le radioline, però sto ragazzino ce l'aveva. Alla fine rimaneva il tempo di ammirare il 12° gol stagionale di Leonardo, che realizzava il 4-0 su assist di Ganz, e poi, dopo aver sofferto i minuti finali di Firenze, di guardare la classifica che sancisce il capovolgimento dei ruoli nel lungo duello scudetto. A questo punto l'enorme vantaggio che non dipende più anche dagli altri, dipende solamente da noi. Vantaggio enorme che aveva la Lazio e che oggi è passato nelle nostre mani. E quanto sia determinato il Milan a sfruttare questo vantaggio lo si capisce dalle parole di Abbiati, portiere 21enne che pare già un veterano. Qual è il pericolo in questo momento? Troppa euforia? No, questo non c'è. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, andiamo là per vincere la partita e dare tutto quello che possiamo dare. L'ultima partita, dunque, è giusto che noi diamo tutto. In termini cinematografici, oggi è andato in onda Il Sorpasso. Domenica che c'è? Fuga per la vittoria? Ma adesso dipende da noi, siccome noi nel mondo cinematografico non è il nostro mondo, il mondo è del nostro presidente. Ecco, chiederemo consiglio a lui. Ha una fortuna che Sacchi non aveva. Con Sacchi abbiamo avuto da lamentarci della fortuna. E io avevo coniato addirittura prima l'invito ai miei giocatori ad essere più forti dell'invidia, ne avevamo tanta addosso. Poi più forti dell'ingiustizia, ne abbiamo subite parecchie. E poi infine più forti della sfortuna, quindi più forti dell'invidia, dell'ingiustizia e della sfortuna. In questo campionato non abbiamo avuto bisogno di dire nulla di questo tipo e la dea bendata si è tolta la benda e ci ha fatto l'occhietto, bene. La musica anche da Maya, io ho programmato tutto, ho registrato questa ieri sera e io sapevo che Milan vincere. Eh sì, l'epilogo della storia l'aveva immaginato proprio così, il liberiano triste che ha ritrovato il sorriso. Un appuntamento da non mancare, quello con lo scudetto, il 16° di una lunga appassionante storia. Ogni volta com'è la felicità? Diversa, uguale? Questa è diversa perché averlo pensato l'anno scorso, metà campionato, era difficile, quindi veramente è stato come vincerlo per la prima volta. È tornato il Milan allora? Il Milan è tornato, è ufficiale, siamo caduti, rialzati, ricaduti, rialzati, però probabilmente dentro questa squadra, dentro questo gruppo c'è qualcosa di particolare, perché non siamo magari tanto giovani, diciamo, il gruppo storico, però senza dubbio abbiamo grande voglia di vincere. Ci siamo resi conto che la nostra vita sportiva prima o poi finisce, di conseguenza abbiamo raccolto tutto quello che possiamo.
subito dura, difficile. Il Perugia, anch'esso poi felice, si aggrappa alla Serie A con tutte le sue forze. È necessario usare le buone e in qualche caso le cattive, ma ecco che la storia comincia a farsi appassionante. Un argentino in costante crescita, Guli, indirizza il match secondo i desideri. Chi ospita i suoi bravi problemi perché Birof è in giornata e la marcatura uomo disposta da Boskov spesso concede delle libertà che potrebbero portare a più riprese al raddoppio. Il Perugia è nella morsa del diavolo da cui a fatica si divincola. E arrivano una serie di occasioni che non portano a nulla di concreto, ma che danno l'idea che al colpo del KO manchi pochissimo. Mazzantini si oppone da grande combattente qual è, ma un attimo dopo dall'angolo Birof mette in mostra il colpo migliore del suo repertorio. È finita, neanche a dirlo, perché Rapic cerca e trova l'opportunità per rimanere agganciati alla partita. Nakata trova l'angolo con Abbiati che si allunga più di quanto possa. Entra Ripa, il croato che ha appena tagliato i capelli, mette in azione il suo straordinario sinistro, non una ma due volte, e la seconda affascina il Curi gremitissimo. Fuori gioco poi dopo la parata di Abbiati, ma che bello. Ancora bandiere al vento, quelle dei guardaline. Birof non è troppo convinto. C'era da soffrire fino alla fine, si è sofferto ma poi si è gioito. Va bene, abbiamo sofferto perché io ho detto, gli ripeto la mia opinione, Milan come società di calcio entra sicuro in primi 10 il mondo calcistico e loro hanno una cultura come si deve fare, come si deve giocare quando sono partite così importanti come oggi. Io sono molto contento perché siamo il prossimo anno in Serie A. Il ritardo quando si ricomincia è studiato, fatto di lacrimogeni e di tempo perduto, sperando che intanto qualcosa accada o non accada a Piacenza. Caviedes, detto Nine, non trova la porta ma per poco. Guglielmo Pietro, che vola sulla fascia di competenza, costringe l'oppositore ad esaltarsi. Sempre molto Milan, finché Bucchi, romano trapiantato da queste parti, mette in discussione tutto ed è straordinario Abbiati. Poi l'urlo dello stadio intero all'arrivo dei risultati finali. No, guardavo stamattina gli allenatori che hanno fatto storia nel Milan, vedevo Viani, vedevo Rocco, vedevo Sacchi, vedevo Capello. Le responsabilità sono tante. Abbiamo fatto un'infinità di punti, 30 l'andata e 40 al ritorno, 40 in 17 partite, se ci guardi sono tantissimo, sono esagerazioni. A proposito, il Milan ha intenzioni bellicose. Hollywood, Hollywood, ce ne andiamo questa sera tutti insieme all'Hollywood. Il Milan battendo 2-1 il Perugia conquista il titolo di campione d'Italia, 70 punti in classifica della squadra rossonera, 69 quelli della Lazio seconda. È il 16° scudetto nella storia della squadra rossonera, forse il meno atteso dal modo così rocambolesco in cui è stato ottenuto, a spese di una Lazio che forse deve recitare il mea culpa per le grandi occasioni mancate. Quella di Zaccheroni non è certo il Milan dei grandi numeri, dell'invincibile armata di Sacchi e di Capello, ma è stato bravissimo lo stesso il tecnico romagnolo di portare il titolo a Milano. Sono immagini che ci giungono in diretta dal campo Curi, dove il Milan, ripeto, ha battuto il Perugia 2-1 e conquista così il titolo di campione d'Italia. Per noi, a Perugia, Enrico Variale. In uno spogliatoio in festa con Billy Costacurta, che ha conquistato il 6° scudetto su 16 del Milan. Forse il più bello perché è quello meno atteso, Bill. Sì, il più bello anche perché è arrivato alla fine, fino a 3 mesi fa non ci speravamo e niente, insomma, siamo qua, almeno sono là a festeggiare perché io sono qua con voi. Ed sei stato gentile e stai festeggiando con i telespettatori di 90° minuto, a cui ti chiediamo di dire qual è il segreto di questa squadra che per 2 anni non è riuscita a centrare neanche l'Europa e adesso è tornata ai vertici del calcio italiano. Ma non lo so, ci siamo trovati tutti bene, abbiamo avuto alcune componenti che sono state dalla nostra parte, tipo anche della fortuna, però un gran gruppo, un grande allenatore, insomma, ci sono tante componenti, credo che non ci ne sia solo una, insomma. E posso salutare Franco e ricordare anche Primo Carlini e Rina Ercoli, che sicuramente festeggeranno adesso con noi. Questo ti fa onore e conferma che sei, oltre che un grande giocatore, un ragazzo intelligente e sensibile. Proprio per questo ti dico, è il momento del trionfo. Lo stiamo vedendo i tifosi del Milan che hanno invaso il terreno del Renato Curi. È anche il momento però di dire una parola alla Lazio, i vostri grandi avversari in questo finale di stagione.
No, loro sono, secondo me, l'ho detto anche ieri, forse la più grande squadra del mondo. Noi siamo onorati e orgogliosi di aver lottato fino alla fine con loro. Speriamo l'anno prossimo di poter lottare fino alla fine con lo scudetto e disputare una finale di Coppa. L'anno prossimo c'è solo la Coppa dei Campioni, però. Un'ultimissima cosa, che significa per Billy Costacurta questo scudetto? Anche una rivincita dopo che avevi perso la nazionale, eri stato discusso in qualche modo? Ma io ho perso la nazionale anche perché in nazionale ci sono, secondo me, i due più forti difensori centrali del mondo, che sono Cannavaro e Nesta. Io sono contento di aver vinto, insomma. Poi anche quelli che mi vogliono bene, le solite cazzate. Ciao. Grazie Billy. La linea a Giampiero Galeazzi, te la richiederemo se avremo altri protagonisti al nostro microfono. Donatoni con noi, uno che di scudetti del Milan ne ha vinti tanti, ha vinto gli scudetti del Milan di Berlusconi, 6, e questo comunque che hai vissuto, come dire, un po' in maniera diversa, che scudetto è? Uno scudetto forse inaspettato? Ma come tutti quelli che magari meno ci si aspetta, fanno ancora più piacere. È stata un'annata particolare, un'annata dove piano piano ci abbiamo creduto sempre di più e alla fine abbiamo ottenuto un grande risultato. Sono contento per tutti quanti, per i tifosi, per me stesso, per i giocatori, per la società, il presidente, veramente una grande soddisfazione ancora. Costacurta ha ricordato e ha salutato Franco Baresi prima ai nostri microfoni. Tu hai vissuto quel grande Milan, hai vissuto anche, arrivando da fuori, quei Milan che in questi due anni hanno faticato tanto, anche se eri stato chiamato, come dire, all'ultimo momento a partecipare a quelle avventure. Che cosa è cambiato in questa squadra quest'anno? Beh, penso che peggio di come si era andato nelle ultime due annate era difficile, per cui c'era solo da ricostruire, da ripartire da capo, e direi che si sono buttate le basi per ricreare un ciclo, e mi auguro che sia un ciclo ancora più bello e ancora più importante di quello precedente. L'abbraccio in diretta tra Galliani e Zaccheroni, che si sono visti proprio qui davanti alle nostre telecamere. Un Galliani che, l'abbiamo detto prima, ha sofferto tantissimo, abbiamo visto delle immagini dalla diretta, di una tensione assolutamente incredibile. In effetti il presidente Berlusconi mi ha chiamato nell'intervallo, mi ha detto di calmarmi un pochino perché avevo delle espressioni terrificanti. Poi nel secondo tempo, dopo il messaggio presidenziale, ho cercato un filino di frenarmi, ma non ce l'ho fatta. Il mio animo da ultra non tramonta mai. È il suo sesto scudetto, anche se ha detto prima io non gioco. No, e comunque no. I dirigenti giocano partite importanti. È il più sofferto, Galliani? Ma intanto questo è il sesto scudetto del presidente Berlusconi. Il presidente Berlusconi, il successo del presidente, della società, del tecnico straordinario, che è qui un pizzico. Abbiamo avuto l'abilità e la buona sorte di cercare. È il terzo tecnico che al primo anno c'entra lo scudetto, dopo vanno ricordati Arrigo Sacchi, Fabio Capello, che anche lui al primo colpo vinse lo scudetto, adesso Alberto Zaccheroni, quindi due romagnoli e un friulano. Alberto è un po' friulano, quindi credo che queste siano le regioni dovremo puntare, Friuli e Romagna. Ecco, sentiamolo, questo romagnolo che ha vinto il primo scudetto al primo colpo con il Milan. Una grandissima soddisfazione, ma anche qualcos'altro, penso, la conferma che il lavoro paga. Sì, quando si lavora, ma a dire la verità lavorano tutti, quindi poi dopo chi vince è solamente uno solo. No, è giusto riconoscere il merito ai miei giocatori, spero che si parli un pochino meno di fortuna per loro, perché hanno portato a termine un'impresa straordinaria, considerando le difficoltà di inizio stagione, la poca convinzione in generale nei nostri confronti, problemi che abbiamo avuto durante la stagione, quindi direi che grande merito a loro, grazie ovviamente alla società e ai tifosi perché ci hanno sempre sostenuti, e due parole anche, mi sembra doveroso, alla Lazio, doveroso perché la Lazio ha fatto un grandissimo campionato. Ecco, è proprio questo volevo anche coinvolgere. Vorrei aggiungere che Galliani, certo. Un riconoscimento maggiore ancora a noi, perché arrivare davanti a una Lazio così forte vuol dire che è un grandissimo merito. Volevo coinvolgere su questo tema anche Galliani. C'è stata qualche polemica, qualche frizione nell'ultima fase, sicuramente la tensione della volata scudetto, ma è giusto anche riconoscere i meriti della Lazio. Ma assolutamente, io l'ho detto e avrei detto la stessa cosa se avessimo perso noi. Quando due squadre chiudono a 70 e 69 punti meritavano lo scudetto ex aequo. Lo scudetto ex aequo non c'è, però io credo che abbiamo vinto tutte e due, noi questa sera siamo un pochino più felici, loro sono in Champions League come noi, hanno vinto la Coppa delle Coppe, quindi io credo che abbiano da festeggiare sia Milano sia Roma, veramente, ma avrei detto esattamente le stesse cose se avessero perso noi. Sì, prego. Galliani, sono Galeazzi dallo studio, buonasera. Sì, buonasera. Mi dica la verità, quanti capelli ha perso con questo scudetto del Milan? No, era impossibile perderne perché li avevo già persi tutti nei precedenti 5, quindi se ero
a 0 ero e a 0 sono rimasto. No, abbiamo veramente stato uno scudetto inaspettato, perché quando abbiamo pareggiato a Roma con la Lazio alla vigilia di Pasqua avevamo 7 punti in meno, quindi pensavamo di puntare al secondo posto, poi noi abbiamo centrato 7 vittorie nelle ultime 7 partite. E qui dico bravo a Zaccheroni, perché Zaccheroni l'anno scorso nelle ultime 7 credo ne abbia vinta 6 su 7, nelle ultime 5 tutte 5, quindi evidentemente bravo Zaccheroni, bravo al professor Baffoni. Tutti sono molto bravi. Posso fare una domanda che concludiamo? Sì, questo, sì, puoi girarla. Questo titolo l'ha vinto il Milan o l'ha perso la Lazio? Questo lo chiediamo a Zaccheroni, appunto, integrando la domanda di Galeazzi. Stasera si può dire che ha vinto la squadra più forte, Zaccheroni? Ha vinto il Milan, non ha perso la Lazio. Perché la Lazio tutti la davano, dopo la sconfitta con la Juventus, in netto calo. Invece ha continuato a far punti sempre. È stata capace di andare a vincere anche a Udine, grandissima impresa anche quella. Credo che la differenza l'abbia fatta la nostra capacità di andare a vincere a Torino con la Juventus. Milano è in festa, siamo all'Arena dove oltre 25.000 tifosi fino a pochi minuti fa hanno seguito sul maxi schermo la partita dello scudetto. Il Milan dunque è campione d'Italia, questo 16° scudetto porta la firma di Alberto Zaccheroni. La città si è stretta intorno alla sua squadra fin dalle prime ore di questo pomeriggio e poi uno dopo l'altro gli istanti della partita sono continuati con un tripudio di colori, di suoni e di bandiere che hanno accompagnato i 90 minuti del trionfo. Esplosioni di gioia dopo i 2 gol del Milan e poi un brivido per il rigore del Perugia. Un po' di esultanza quando il tabellone ha decretato la vittoria finale, che è esplosa in un meraviglioso, grandissimo trionfo di bandiere, di colori e di gioia. Un altro pezzo di storia porta il sigillo rossonero. Adesso i tifosi si stanno muovendo per raggiungere Piazza Duomo, tradizionale luogo deputato ai festeggiamenti. E qui per tutta la notte Milano farà festa. Questa sera la squadra atterrerà a Malpensa, dove al Terminal 1 ci sarà una vera folla ad attendere i protagonisti di questa vittoria. Linea allo studio.